Signore, se ve le moci o ciao bella, ciao bella, ciao bella, allora, buonasera a tutti e a tutti. Gli ultimi, le ultime prendono, prendono posto, vedo. Intanto eh, partirei col fatto che oggi, 31 luglio, c'è una bella sala piena di persone che vogliono parlare di un tema estremamente importante per, eh, per questo Paese. Beh, devo dire un bel segnale. Eh, evidentemente eh, il Paese addormentato... Eh, al paese addormentato ci sono delle risposte di persone che non sono addormentate e che stanno reagendo. Io parto da un presupposto eh, sicuramente non, eh, non neutrale. Questo numero di left, mi spiace, di, mi duele dirlo perché ci, ci scrivo e molto volentieri, è semplicemente perfetto perché spiega in maniera facile, letteralmente facile ai cittadini comuni cosa significa nei diversi ambiti della vita eh, quotidiana eh, l'introduzione delle proposte che vanno sotto il nome di autonomia regionale differenziata tocca ai diversi temi dall'ambiente all'urbanistica, alla cultura, alla scuola eh, ne fa una storia è una sorta di compendio eh, per cui a chi mi dice guardate che lo si fa per il vostro bene qui ci sono gli argomenti per rispondere in maniera semplice e compiuta lo trovo un, un fatto estremamente positivo e eh, visto che in questo caso mh, non ho fatto parte del gruppo di quelli che hanno lavorato soprattutto allo sfoglio di, questo, di questa parte del numero io mi permetterei di chiedere un applauso a quelli e a quelle che hanno lavorato al, a questa parte perché veramente questo io consiglio chi non l'ha preso se lo prende e se lo porti in vacanza augurandovi buone vacanze perché merita di essere letto e riletto ecco è utile sarà utile come strumento di battaglia politica anche visto che eh, di questo poi dovremo parlare e altra cosa che mi preme dire cercherò di essere il più breve possibile nell'introduzione c'è da ringraziare tante cittadine e cittadini che si stanno organizzando nei comitati per la difesa contro l'autonomia regionale differenziata. C'è stata una bella assemblea il 7 luglio scorso, pensate, luglio che diventa momento di, di confronto veramente anche per tante persone e per tante persone diverse, tra l'altro. Stanno nascendo comitati territoriali un po' per tutta Italia. C'è un dibattito estremamente interessante e io mi auguro che questo significhi che di, di fronte a quella che non è soltanto una eh, rottura verticale nord contro sud, eh, è una, una rottura nord-sud, è una rottura ricchi contro poveri, è una rottura dei vincoli solidali che ci sono e che ci devono essere in questo Paese che la Costituzione ci ha consegnato, è una rottura anche del futuro. Di questo, di questo paese ci raccontano molte scusate il francesismo balle rispetto al fatto che non è vero che verranno tagliate risorse non è vero che anzi ne, ne, ne godremo tutti dei miglioramenti eh, che porterà se verrà approvata questa modifica eh, personalmente ma credo a nome di tutta quanta la, la rivista eh, di tutta la redazione io spero veramente che non si riesca a portarla avanti perché segnerebbe un passo, un altro, uno degli ulteriori passi di involuzione democratica in questo Paese, laddove per involuzione democratica non è la democrazia formale, ma è quella sostanziale, quella che divide appunto la possibilità dei cittadini di poter godere degli stessi diritti che siano nati a Milano o che siano nati a Catania. Detto, detto questo, eh, abbiamo un parterre. Eh, estremamente interessante eh, di compagni e di compagne, utilizzo questo termine soprattutto, che, che sono chiamati a, a intervenire. Io chiederei eh, a, a nostra direttrice, Simona Maggiorelli, se vuole fare un saluto a nome della, della redazione e poi passerei a fare un fuoco di fila cattivissimo, perché sono una persona molto crudele, ai, ai nostri relatori. Grazie. Soltanto fare, se riusciamo, ha fatto uno scherzo Stefano, non me l'aspettavo, eh, <ride> volevo solo intanto ringraziarvi perché siete davvero numerosissimi e il 31 di luglio ci rincuora perché ci fa pensare davvero c'è ancora un'Italia, un paese che ha voglia di lottare, per, mi scuso per le spalle. Eh, e non accettare appunto questa eh, deriva che ci porterebbe da no noi, vol volendo usare uno slogan in qualche modo veramente a un'Italia a due velocità, eh, andando a intaccare diritti universali che sono quelli invece sanciti dalla Costituzione a cui teniamo moltissimo e soprattutto, allora aggiungo solo a quello che diceva Stefano, che in realtà noi abbiamo fatto due numeri, ben due numeri su questo tema, l'altro già a marzo, eh, lo trovate se volete anche questo qua fuori eh, eh, noi abbiamo una caratteristica noi di Left che non so se sia, lo, lo commentavo prima ma il professor Valenti, positivo o no però anticipiamo molto i temi, abbiamo una sensibilità evidentemente spiccata li sentiamo subito, poi quando finalmente poi la, la, la questione cresce tutti i giornali se ne occupano, dici, ma quelli di Left non dicono niente e allora abbiamo fatto un secondo numero e quindi su questo, su questo primo numero allora a integrazione c'era il pezzo del professor eh, Longo che è qui in sala ehm, che spero poi se vuole, eccolo là, <ride> voglia intervenire, eh, poi di Daniele, eh, Donatella Coccoli su, 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 sulla sanità mi pare, ehm, eh, poi pezzi sulla scuola, c'era un pezzo della Boscaino che stasera doveva, Marina Boscaino che doveva essere qua con noi ma appunto non, non è potuta essere perché è fuori Italia e quindi è una battaglia di lungo corso e quindi non, non demordiamo, teniamo la, siamo ben vigili e continueremo a fare questa battaglia. Quindi, grazie a tutti i contributi che stasera saranno insomma, dei prestigiosi relatori che sono qui con noi. Grazie mille. Allora, eh, doveva essere con noi Nicola Fradoianni, di sinistra italiana, anzi della sinistra, oserei dire anche. Purtroppo ha avuto degli impedimenti eh, per cui non è potuto essere con noi. Eh, C'è per noi per lui, al suo posto, a poterlo sostituire eh, in maniera estremamente valida, Stefano Ceccone, eh, che è stato anche candidato alle elezioni europee qui a Roma, ma che ha una lunga storia eh, di militanza eh, in questa città e non soltanto in questa città. Io facendo il moderatore, decido d'autorità e do per, prima, per primo la parola a Stefano Ciccone. Grazie. Mettere, no. ah, quello. Ah, quello Sembra una conferenza stampa. Come mettere a disagio subito una persona? Allora, io intanto mi scuso ovviamente, non posso assolutamente sostituire Nicola Fratoiani né altro, faccio un mio ragionamento molto parziale da militante da sinistra e da persona che si occupa di alcune questioni di cui poi magari vi parlerò in modo molto sommario. Riparto però da una questione che si diceva nell'introduzione, cioè il fatto che ci sia tanta gente qui. Io penso che questo sia un dato da cui dovremmo provare a ripartire, cioè c'è una rappresentazione che tutti abbiamo di un paese come dire, perduto, No? in cui la destra è egemone, sicuramente questo è vero, però nello stesso tempo c'è anche un pezzo di questo paese che è disponibile a fare una battaglia che non è solo una battaglia di resistenza, ma anche di innovazione, di qualità, di valorizzazione delle reti sociali e forse dovremmo provare a recuperare un po' il filo di questo paese, no? eh, non solo chi a Genova aveva un'altra idea della globalizzazione neoliberista, ma di chi fece la battaglia nel referendum sull'acqua pubblica, di chi ha difeso la scuola pubblica, di chi, come me, stava dentro l'università, ha difeso la qualità dell'università dell pubblica, cioè di un pezzo di paese che sulle questioni istituzionali e sulle questioni sociali ha sempre provato a rappresentare un'alternativa e che oggi forse è ancora disponibile a rappresentare un'alternativa e che non trova però una rappresentanza politica, cioè non trova eh, una... Corrispondenza. Se in questo paese come dire, la sinistra fosse solo l'1,7% saremmo probabilmente più disperati. Io credo che non sia così, io credo che esista un problema che è di una larga parte di questo paese che è fatto di intelligenze, competenze, esperienze sociali, valori, reti di solidarietà, eccetera, che non trova... Il modo per darsi un'espressione politica e anche però per incidere sulla qualità della proposta politica che invece rimane impermeabile. Seconda questione: se è vero che in questo Paese oggi c'è una grave egemonia della destra, e questa egemonia produce anche dei gravi rischi perché, come dire, la, eh, la superficialità, la. In coscienza con cui sono state fatte negli scorsi anni alcune riforme istituzionali che oggi aprono la possibilità a che una minoranza del paese possa modificare in modo sostanziale l'assetto della nostra democrazia oggi ci, ci, ci mette di fronte a questo eh, rischio e ci mette di fronte a qualcosa che porta molti di noi a dire contro le destre serve il fronte repubblicano serve eh, l'argine di resistenza ai barbari. Ecco, io sono convinto che nessun argine, nessun fronte è eh, credibile se non è capace di rappresentare effettivamente un'alternativa leggibile e distinguibile dalle politiche che hanno prodotto l'egemonia della destra, che hanno aperto la strada alle destre. E quindi oggi il modo migliore per contrastare queste destre e costruire un'alternativa credibile, eh, leggibile e distinguibile da quelle politiche che invece negli anni scorsi ci hanno fatto eh, come dire, vivere la difficoltà proprio a, a dire la sinistra, a dire che significava essere di sinistra, eccetera. Eh, oggi la vicenda dell'autonomia regionale differenziata è sicuramente una questione, come si diceva, che è forse ancora sottovalutiamo per la gravità e la pericolosità, ma nello stesso tempo è anche un terreno su cui c'è la possibilità di fare una battaglia politica anche aprendo contraddizioni all'interno di una maggioranza che oggi è in grande difficoltà e anche di rompere in parte l'omogeneità eh, di quel consenso che si è costruito attorno alla Lega, che aveva individuato oggi l'idea che il nemico erano non più i meridionali, ma erano i migranti, e che su questa retorica ha costruito una capacità di espansione al sud, anche raccogliendo pezzi di ceto politico della vecchia Democrazia Cristiana, della vecchia destra, della vecchia Forza Italia, tutte su, su quel carrozzone. E quindi diciamo quell'egoismo che prima era l'egoismo nord-sud, oggi è l'egoismo frammentato, no? io mi salvo contro i migranti, gli stranieri, i poveri. E via di seguito. Ecco, io credo che su questo abbiamo la possibilità di entrare dentro questa crepa di una dimensione, diciamo, di consenso. Non so, visto che siamo in estate, anche a me è capitato di ritornare un po' in paesi del mezzogiorno in cui molta gente ha votato 5 Stelle, molta gente ha votato Lega, eccetera, e che di fronte a questa cosa della... Dell'autonomia regionale obiettivamente vive un momento di, diciamo, di disorientamento. Però io credo che questa crepa non sia così facile. Non è così facile perché la vera, eh, il vero elemento su cui si è costruito senso comune non era tanto nord-sud, ma era l'ostilità al concetto di pubblico, al concetto di condiviso, al concetto di comune, cioè al concetto di sistema, al concetto di una dimensione di solidarietà che trovava nel pubblico. La garanzia e la realizzazione, mentre invece è passata come dire un'idea eh, doppia, cioè non ha senso, è utile rompere i legami di solidarietà sia perché dall'alto non ha più senso, cioè in un mondo globalizzato ogni regione compete per, per sé per accedere al flusso dei capitali, agli investimenti e compete con le altre regioni su questo e quindi ognuno si salva da solo. E dall'altro, però, anche dal basso, cioè l'idea appunto che il pubblico è stato percepito ormai come residuale, come una dimensione che non era in grado di garantire diritti. Allora, penso che questa idea che ognuno si salva da solo è quella su cui si è costruita questa egemonia della destra, che è l'egemonia che non nasce oggi, nasce parte dagli anni Ottanta, cioè parte. Dalla Thatcher che diceva non esiste la società, esistono gli individui in poi e quindi la terza via di Blair e quindi, come dire, tutta una cultura che ha prodotto un senso comune. E io penso che su questo tema del senso comune dobbiamo provare a lavorare, cioè dobbiamo pensare che non basta fare delle risposte eh, istituzionali o di ricette economiche, dobbiamo proprio aggredire questo elemento, il senso comune delle persone che dicono eh, mi trovo. Isolato, mi trovo come dire, spaventato, cerco la produzione e l'idea è che mi devo salvare da me, rompendo tutti i legami sociali, pensando che i legami sociali sono qualcosa che ti tira giù e non qualcosa che invece ti, ti tiene a galla. Allora, uno degli elementi è quello dell'universalità dei diritti, che è una questione ormai che sembra una, così, un po' una, una evocazione retorica da buonisti, come si direbbe oggi, e che non riusciamo a, 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 come dire, a, a concretizzare. Io su questo faccio un'osservazione, penso che noi dovremmo fare uno sforzo in più per unificare due elementi. Il tema di universalità dei diritti nell'accesso ai servizi e accesso alla sanità, alla scuola, e l'universalità dei diritti nel lavoro. Questa è una delle cose su cui noi abbiamo vissuto una sconfitta. No? La, la frattura della mia battaglia come utente per l'accesso universale ai diritti e la tua battaglia come lavoratore che realizzi quei diritti a cui io accedo. Noi su questo siamo arrivati a una logica in cui questi due mondi non si sono incontrati. No? Per cui io cittadino romano. Ma ce l'ho con gli autisti dell'ATAC e, e via di seguito, o con gli, i lavoratori delle poste o con gli insegnanti e, e via di seguito. Allora, provare a risaldare questi due elementi, cioè risaldare la lotta per i diritti dei lavoratori e la universalità dei diritti dei lavoratori nei servizi pubblici e la qualità e l'universalità dei diritti di chi accede a quei servizi, è un dato. Esempio tipico, il lavoro precario nella scuola e nell'università produce deperimento dei diritti di chi lavora, ma produce anche deperimento della qualità dei servizi che io erogo alle persone, no? perché non garantisco continuità didattica, non garantisco continuità di ricerca, non garantisco consolidamento delle competenze e via di seguito. Allora, su questo, secondo me, noi in passato abbiamo fatto fatica a tenere insieme queste due cose e abbiamo fatto fatica anche perché. Noi già viviamo in un mondo in cui questa università dei diritti si è rotta, si è rotta già l'unitarietà del mondo del lavoro, si è già rotta la eh, unitarietà de, della qualità dei servizi nella sanità e nella scuola. Quindi rischiamo di difendere un feticcio, perché difendiamo un'idea di, di paese che è già frammentato e che è già eh, prodotto da questa dimensione. E quindi in questo... Eh, la retorica dei, degli avversari è forte perché paradossalmente usa proprio in una spirale questa, questo meccanismo. Cioè dice i servizi pubblici fanno schifo e quindi dobbiamo buttare a mare il pubblico e ognuno si gestisce con le, con le assicurazioni o si gestisce con la propria regione e via di seguito. E così con il mondo del lavoro, no? cioè il mondo del lavoro l'idea è. Ognuno oltre i precari contro i garantiti, la retorica dei precari contro i garantiti è stata quella che ha fatto da testa di ariete per sfondare su diritti condivisi. Allora finisco velocemente. Il tema è posso affrontare questo scenario in cui già sono stati messi in crisi diritti condivisi universali con un'idea che invece sia quella di reinvestire nel pubblico, reinvestire nei diritti, reinvestire nelle reti sociali e quindi investire risorse in questo, eh, noi proprio sul tema della dimensione regionale, in realtà abbiamo vissuto una retorica che ha portato all'approvazione del della modifica del titolo quinto della Costituzione, che era vogliamo servizi più vicini ai cittadini. No? Lo Stato è lontano, lo Stato burocratico, lo Stato centralista. Quello che abbiamo prodotto. Io mi occupo diciamo, di innovazione tecnologica, ma potremmo vederlo in tante altre dimensioni. Non è una, eh, un avvicinamento ai cittadini e alle cittadine dei servizi, ma al contrario, la crescita dei centralismi burocratici regionali. Per cui i sistemi che io vedo sull'innovazione, cosa hanno prodotto? Le grandi agenzie regionali che accentravano le gestioni, guardiamo sulla sanità, non è che questo ha prodotto eh, come dire, un avvicinamento ai cittadini, ha prodotto le ASL mostro sempre più grandi, aziendalizzate, lontane dalla gestione partecipata dei cittadini, allora il problema è che non basta difendere il pubblico, bisogna anche provare a rilanciare quell'idea di un pubblico partecipato, cioè un pubblico in cui la partecipazione dei cittadini come soggetti attivi e non solo come utenti dei servizi rientri in un'idea in cui noi ripensiamo un po' la qualità del pubblico. Allora, eh, l'innovazione tecnologica è il terreno su cui io lavoro e ho verificato quanto questo fosse vero. No? Cioè noi abbiamo pensato che, come vi dicevo, ognuno si salva da solo e nella globalizzazione ogni regione compete con le altre. In realtà un sistema della ricerca nazionale eh, Italiano frammentato in 20 sistemi di ricerca non ha eh, come dia, la massa critica, le competenze, le strutture, le infrastrutture per riuscire a produrre eh, qualità della ricerca in grado di stare a un livello internazionale e, e questo potremmo vederlo su molte altre cose, ma il tema dell'innovazione della scuola mi interessa perché? perché di nuovo è stato guidato da questa filosofia. La filosofia qual era? Si deve fare valutazione, la valutazione deve servire a vedere chi va meglio e chi va peggio, prenoti, pre, pre, premiamo le eccellenze e puniamo chi rimane indietro, perché in questo modo lo stimoliamo. Quindi l'idea non è che io ho un sistema come ognuno di voi, ho una macchina, mi si buca una ruota, riparo quella ruota perché mi deve funzionare tutta la macchina. No, l'idea è che io ho tanti pezzi del mio sistema, se c'è un pezzo che funziona meno bene. Se l'Università di Reggio Calabria produce dei laureati che trovano occupazione con più difficoltà del laureato del Politecnico di Torino, io do meno soldi all'Università della Calabria perché è stata meno brava. Non al contrario dire che quella università che sta in un sistema più arretrato e più in difficoltà, devo sostenerla per portarla a un livello di qualità più omogeneo a livello di sistema. Allora, anche qui la logica della qualità, dell'efficienza, del merito, dell'eccellenza. È stata una retorica che ha attraversato anche diciamo, le politiche dei governi di centro-sinistra per 15 anni, sull'università, sulla scuola, sulla sanità e via di seguito. E quindi penso che anche su questo il tema è anche quanto culturalmente si è inseguita la destra, si è inseguita la destra sul suo terreno, sulla sua cultura, sulle sue retoriche. E oggi si debba provare a fare un lavoro che non è soltanto, perché altrimenti perderemo certamente un lavoro che è di contrasto a un strumento normativo e a un accordo tra le regioni, tra tre regioni e lo Stato. Il problema è riuscire a ricostruire, non partendo da zero, ma partendo dalla nostra storia condivisa, da quello che abbiamo fatto tutti insieme negli ultimi vent'anni, che ci danno delle solide ragioni per dire quello che vogliamo dire qualcosa che rimette in discussione questo senso comune su cui la destra è cresciuta, su cui la sinistra ha prodotto la sua subalternità e poi la sua sconfitta. Allora, la scelta è quella di far parlare eh, per prime le forze politiche, poi eh, alcune delle persone che più si stanno dai loro eh, diciamo punti di osservazione battendo per produrre eh, critica eh, analisi critica rispetto allautonomia eh, all regionale differenziata poi daremo la parola eh, e lo ringraziamo anche a eh, il nome non lo ricordo scusate la, eh, il nome di, di battesimo un attimo soltanto questa è una gaffa di quelle brutte eh, e purtroppo per i nomi sono. Marco Valente. Non ricordavo il nome, Marco. Marco. Marco Valente, che è del MIUR. Ed è importante sentire anche cosa ne pensano, anche in uno dei luoghi che è centrale da questo punto di vista. E adesso do la parola a Rosa Rinaldi della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista, che è stata la seconda gamba dell'alleanza che ha portato alle elezioni europee. Ma Rosa è in segreteria nazionale come responsabile organizzazione. Ma a Rosa condivido gran parte delle giornate ormai, e chiedo di partire se è d'accordo, dalla sua esperienza di amministratrice perché lei è stata vicepresidente della provincia di Roma e tutta quell'involuzione che c'è stata di cui ha accennato Stefano Ciccone prima e che riguarda anche responsabilità del centro-sinistra, vale per la scuola vale per l'approvazione del titolo V, vale per tanti tasselli che poi hanno portato a questo, a questo salto in avanti che speriamo di non dover vedere compiuto. Quindi le chiederei di partire anche proprio da, dall'esperienza concreta e diretta per come queste vicende hanno attraversato anche la, il dover fare... Una cosa tutt'altro che semplice come la vicepresidente della provincia di Roma. Grazie. Grazie e buonasera a tutti e a tutti. Io uh, farei una brevissima premessa, me lo, che non è piaggeria perché l'ho detto direttamente alla direttora Simona Maggiorelli. Io penso davvero che sia un'opera importante questa che l'EFT sta facendo di tenere un faro acceso sulla, sulle questioni che sono poi costituzionali e che ci riguardano, riguardano le nostre vite molto più direttamente di quello che ognuna e ognuno può percepire. Quindi aver dedicato due numeri sostanzialmente monografici è molto importante. Io personalmente, oltre che, diciamo, politicamente mi sento di ringraziare, anzi chiederei diciamo, che in ogni numero si possa magari fare il focus su... Alcuni aspetti arriverò alla, alla mia esperienza di amministratrice, ma diciamo così la mia esperienza più lunga è quella che ho condotto nel sindacato e vorrei ripartire da eh, un passaggio che c'è anche in uno degli articoli di questo secondo numero e, e a cui faceva riferimento anche Stefano Ciccone, ovvero. E a una battuta di Stefano Galieni quando diceva il 31 luglio siamo tutti qua. Io vorrei partire da un famoso 31 luglio, che è quello del 1992, in cui ci fu un accordo tragico, drammatico, sindacale: c'era segretario generale Bruno Trentini e aggiunto eh, Ottaviano Del Turco. Quell'accordo di quel 31 luglio fu tragico e drammatico perché, come si dice oggi, appunto leggendo uno degli articoli, i salari sono fermi esattamente al 1992. Nel 1992, sul piano del lavoro, si decide di togliere la scala mobile, di... Eh, adesso ci arrivo. Di togliere la scala mobile e si cancella il secondo livello contrattuale che si recupera circa un anno dopo con un altro accordo sempre fatto in luglio, quello però il 23 di luglio. Perché cito questa questione? Perché sono esattamente quegli gli anni in cui si mette mano alla vita delle persone, fatemela dire così, sia sul piano della, diciamo così, della, della esistenza nel senso della, dei salari, nel senso delle libertà sindacali, eh, nel senso di bloccare un ciclo di conquiste che più o meno fino ad allora era andato, era andato avanti e sia sul piano appunto delle leggi che intervengono, ci sono tutte le leggi bassanini che iniziano un pochino prima e che modificano le istituzioni locali dando molto ruolo agli esecutivi e togliendone alle assemblee elettive, che non è cosa di poco conto perché io tra l'altro ho fatto la delegata sindacale per lunga parte nella CGL Funzione Pubblica perché sono, ero dipendente della provincia di eh, Milano e sono stata nella segreteria nazionale della CGL Funzione Pubblica eh, per, diversi, per diversi anni. E quindi ho gestito tutta quella fase delle leggi Bassanini eh, che, sono, che hanno cambiato, hanno cambiato molto il senso dell'amministrazione uh, dell di vicinato. Anche nel sindacato c'è stata tutta una discussione, io ero ancora una giovane delegata quando per esempio si cominciò ad inserire il tema dell'autonomia impositiva da parte delle amministrazioni, delle amministrazioni locali, modificando no, in un qualche modo uh, quelle che erano invece uh, anche le Divisioni diciamo, di ruolo tra lo Stato e le autonomie locali. Si chiudeva anche in quegli anni una storia molto importante che è stata quella della partecipazione ai servizi pubblici, la grande stagione della partecipazione, dalla scuola con i decreti delegati ai consultori con le donne, i movimenti che le partecipavano e ne facevano i programmi. Cioè noi, se per questo abbiamo bisogno di tenerlo acceso un faro dovremmo anche ricordare cosa eravamo per capire quanto abbiamo perso altrimenti non lo capiamo e io penso che eh, ricordarci quello che abbiamo conquistato quello che altre e altre hanno conquistato per questo nostro paese ricordarci che cosa abbiamo potuto fare è diciamo così, la misura giusta per capire quanto abbiamo perso in termini economici e in termini di libertà soggettive e collettive. Questa cosa la dico perché noi diciamo così siamo capaci di guardare all'ultimo. Pezzetto magari di strada che abbiamo fatto, ma io ho difeso strenuamente. Nell'ultima parte della mia vita sono stata in fiamma eh, nazionale il fatto che, e poi è passato con i contratti, io già non c'ero più. Ma quando tu dici che alcune norme le puoi derogare dal contratto nazionale, no? E anzi, derogare persino dalle leggi, modifichi persino il senso stesso del sindacato, perché noi invece abbiamo ottenuto che alcune cose non fossero neppure nella disponibilità contrattuale delle parti, cioè dei datori di lavoro piuttosto che dei sindacato, come per esempio la maternità che abbiamo voluto per legge e non per via contrattuale, come per esempio l'obbligo al riposo che abbiamo voluto per legge e non per via contrattuale e le ferie e così via. Oggi tutto questo è Diciamo così, eh, snaturato e per questa via, diciamo così. Quindi, nel momento in cui io agisco sulla tua vita, per, sulla tua persona e ti tolgo, e ti tolgo, e ti tolgo, e ognuno poi è costretto a difendersi più o meno da solo, tranne il lavoro straordinario che alcuni fanno, allora io penso, ecco, lo dico a, a tutte e a tutti noi, a partire da me, noi dobbiamo. Riprendere le misure di che cosa eravamo, se no non ce l'ho capito. E c'è un'altra cosa: sono pochissimi gli innocenti, io non ne vedo molti in giro eh, sul piano politico perché diciamo, ho parlato di Bassanini prima, ma la modifica del titolo quinto è diciamo così l'apertura, è il solco. Così come quando D'Alema fece il Presidente del Consiglio che si inventò di fare l'abicamerale per modificare la Costituzione, così come il centro-sinistra allora fece la prima modifica costituzionale a maggioranza, quando invece, per esempio, la Costituzione, proprio perché dovrebbe tentare di rappresentare continuamente tutte e tutti, in genere, diciamo così, già è prevista una maggioranza qualificata. Quindi se tu la fai una cosa, poi te la devi anche aspettare e qualcuno ci ha poi provato. Allora, la modifica del titolo quinto è la madre di queste questioni, ma anche sull'autonomia differenziata è evidente che non ci sono molti innocenti in giro, ce ne pochi. Ce n'è pochi, perché le prime firme, le prime pre firme, i primi preaccordi li ha firmati esattamente il PD. Ora io non ho la fissa del PD, sia ben chiaro. Io sono di no, no, nel senso che io <ride> sono di Però uno può dire certo, come al solito si è... Quando si oppongono qualche opinione a quella che esprimo qua e là dicono voi dello zero virgola, io non capisco perché non si possa mai parlare di merito. Io voglio anche continuare a prenderlo l'uno, il due, perché vuol dire che, che non ce la facciamo. Se potessimo, Se potessimo anche no. però è per dire che c'è anche il merito. Eh. E noi non possiamo nascondere queste verità, perché altrimenti, diciamo così, omettiamo una verità che ci riguarda tutti e che riguarda la responsabilità, ripeto, soggettiva e politica di molti, di molti soggetti. Questo è. Il punto. Il tema della Costituzione ogni giorno qualcuno prova a toccarlo, a toccarla Abbiamo fatto un referendum, il referendum l'abbiamo vinto per la seconda volta, perché sarà già vinto anni fa un altro referendum, e ciò nonostante se tu fai passare il principio dell'autonomia regionale differenziata e l'hai smembrata la Costituzione. Perché il diritto non è più legato al diritto universale, cioè non c'è più il principio universale, ma c'è il diritto legato alla terra dove stai, al territorio dove stai. E, e, e c'è un'allusione anche a, a un ridisegno più complessivo, che è economico e geopolitico. A me piace di più, anche se ha fatto tanti danni di corruzione, eccetera, un'idea di quella che è stata la cassa per il Mezzogiorno. Perché in un qualche modo guardava chi stava peggio, no? quali sono i territori che devo supportare dopo essere stati deprivati di molto. E molti si sono arricchiti con la cassa per il mezzogiorno, aprendo le cosiddette cattedrali nel, nel deserto e poi riandandosene quando gli incentivi sono finiti. Ma qual è stato il salto di qualità dalla cassa per il mezzogiorno dopo? è stato il fatto che tu dici no, io non faccio una cosa che si chiama Cassa per il Mezzogiorno, su cui pure si sono poi fondati centri studi e centri di analisi rilevanti, penso alla Svimez e non solo, ma poi si è passato invece ad un'altra legge, non ricordo il numero e il titolo, quindi sono un po' diciamo, deficitaria da questo punto di vista, ma che modificava quel principio dicendo che... Lo Stato aveva il dovere, lo Stato centrale, di intervenire sulle aree disagiate, per cui la Lombardia è grande e se c'è un'area come la Valtellina, che è più povera e che è più arretrata, tu intervieni anche sulla Valtellina, anche se si trova al nord. Quindi, diciamo, eh, è un altro il principio tu la differenza la devi fare a positivo, cioè la dovresti fare verso appunto territori o soggetti che non ce la fanno, che hanno avuto eh, dei problemi e che quindi devi sostenere con, eh, con, le, eh, con delle politiche. E sul piano istituzionale, ora non perché l'ho fatta la vicepresidente, non sono neanche più dipendente di una provincia, quindi non ho niente da difendere sul piano personale, però a me non mi ha mai convinto questa cosa del superamento delle province. Io sarei per il superamento dei nuovi centri di costo e centri di spesa che sono le regioni che alludono direttamente, direttamente alludono. A, uh, come dire, ad un, un neocentralismo che prova diciamo così, ad andare anche oltre i confini regionali, magari con altre regioni forti in Europa. Insomma Adesso non la posso far lunga e, e, e non so neanche quanti minuti ho speso. Per cui io penso che invece il disegno. Che era stato fatto anche della, dei comuni, e quindi diciamo dare ruolo alle comunità, cioè alle amministrazioni di prossimità con le comunità. Le province avevano un ruolo, secondo me, che se l'erano ripreso, importante perché è un territorio più delimitato. Insomma, io penso che le leggi le debba, appunto, sarò un po' arretrata, le debba fare lo Stato perché le leggi hanno un valore universale ed agiscono sulle singole persone e quindi sulla collettività. Abbiamo sperimentato, e su questo chiudo, la sanità regionalizzata e abbiamo visto che cosa è diventata. Io vorrei lanciare, lo, lo annuncio così, poi se ce la faremo, una vera e propria campagna per il ritorno al servizio sanitario nazionale che ripristini... L'articolo 32 della Costituzione che riconosce il diritto alla salute, non alla prestazione in quanto tale e che quindi diciamo, su questo ci si possa fare, fare un'azione. Insomma, di danni ne sono stati fatti tanti. Su questo io penso che bisogna tenere appunto un faro, un'informazione accesa, far capire che mentre davvero lor signori su temi che sembrano distanti dalle persone, Trattano in segreto e nelle segrete stanze, lo, fan, lo hanno fatto sull'autonomia differenziata e lo fanno sui trattati di commercio internazionali come il TTIP, il CETA, eccetera, che intervengono anche quelli che sembra lontano, esattamente sulle nostre vite, da quello che porti a tavola. A quello, alla commercializzazione cioè a rendere c'è un trattato su cui stanno anche lavorando si chiama tisa che sostanzialmente fa tutto quello che ci siamo che altri per noi hanno conquistato all'inizio del novecento rendere merce i servizi alla persona questo è perché lo diventeranno appunto servizi che verranno commercializzati allora noi dobbiamo disvelare tutto questo, ci sono campagne, ci sono persone che su questo sono, sono impegnati e, e dovremmo fare uno sforzo enorme, quasi, quasi titanico direi, perché è evidente che se guardiamo a questo ci sentiamo tutti un po' piegati, perché non abbiamo più i partiti di una volta partiti di massa, perché il sindacato pure fa fatica, perché la forma della democrazia, anche quella parlamentare, è cambiata, tanto è vero che una volta potevi conquistarti magari in anni e non in giorni delle, delle conquiste importanti, si pensi all'aborto, si pensi allo statuto dei lavoratori, si pensi a cose conquistate tra il movimento operaio, diciamo così, è quello delle donne fuori, ma con un Parlamento che doveva necessariamente essere permeabile alle istanze. Oggi non è così. Oggi potresti fare con il maggioritario 10 cioè, scioperi generali e rischi che nessuno ti dà retta. Allora ti senti magari anche un po' piegato e ognuno si sente solo. Allora io penso che noi di fronte a questo, se ce la facessimo, questo è anche il nostro anelito, è di dire che a un certo punto bisogna dire adesso sai che c'è, basta. E io mi metto di traverso, cioè dobbiamo anche sperimentare forme di iniziative di lotta che eh, diciamo, siano in grado diciamo, di, inceppare il, di inceppare il meccanismo. E se qualcuno quando dico queste cose mi dice ma allora voi volete che governi la Lega, gli dico vai a stenderti, nel senso che proprio a me non interessa, quello che io penso è che diciamo quello di cui tu parli il popolo, la gente eccetera poi siamo a questo punto anche per gravi errori fatti e che francamente sarebbe bene non fare più Grazie Rosa eh, ci ha raggiunto anche il compagno Walter Tucci eh, della direzione nazionale del Partito Comunista Italiano. Io chiederei a Walter di far parlare gli altri tre compagni e compagne che sono qui al, qui al tavolo e poi ovviamente gli daremo, gli daremo la parola. E, eh, partirei da, dalla compagna, oddio oggi sto veramente fuori con la testa, <ride> dalla compagna Renata Puleo. Perché è tra quelle che si è messa in prima fila per tirar fuori questo, questo coordinamento. C'è cioè stata l'assemblea appunto del 7 luglio di cui ricordavo all'inizio. A mio avviso quello è un segnale interessante. Posso lanciarla un po' come battuta però se il 31 luglio non soltanto qui da quello che mi dicono ci sono... Un bel po' di persone che vogliono discuterne e anche perché qualcuno ci ha avuto il coraggio di dire: no, ragioniamo e no, cerchiamo di discuterne. Ringrazio molto Renata, e gli altri e le altre che hanno dato vita a quella bella giornata e le passo rapidamente la parola. Allora, grazie, io eh, sono stata sempre nella scuola come maestra, come direttrice didattica e come dirigente scolastica, per cui è ovvio che cercherò di fare un ragionamento mirato alla scuola. Eh, sì, diciamo che la scuola ha cercato di fare un po' da battipista rispetto al problema dell'autonomia eh, dell differenziata, ma eh, in una maniera che io credo sia corretta, cioè eh, non... Chiudendo la scuola in una sorta di corporativismo, ma anzi facendo dell'impulso eh, che viene dalla scuola un tentativo di coinvolgere tutte le categorie. Per esempio, noi anche a livello sindacale, la cosa che vorremmo è che ci fosse un impianto confederale su questo problema dell'autonomia a differenza. E ovviamente ci rivolgiamo all'organizzazione più grossa che è la CGL, eh, al cui interno c'è l'FLC, CGL che purtroppo eh, lo sappiamo. Insomma, è inutile negarselo, vive una serie di contraddizioni proprio all'interno no? eh, del, eh, del, dell'impianto confederale perché sappiamo che ci sono categorie che purtroppo eh, non hanno ben compreso qual è il rischio eh, incontro al quale si andrebbe, che è stato già descritto molto bene prima. Allora, il 17 luglio, adesso 2019, la Corte dei Conti è stata udita dalla Commissione parlamentare per eh, l'autonomia differenziata, insomma non si chiama così, ma insomma per il federalismo, eh, ex articolo 116-117. Eh, credo che sia piuttosto interessante, intanto perché la, la, il testo dell'audizione, infatti vi invito a leggerlo: perché è sia di cornice su tutti i problemi che possono essere affrontati stasera qui e che andremo eh, ad affrontare anche successivamente, ma anche perché consentono di dire alcune cose sui famosi LEP nel caso di servizi alla persona, che sono la sanità, ma sono. La scuola e già eh, gli errori fatti in ambito di tutela della salute e di prevenzione e di quello che è il bisogno ehm, alla, a una buona vita eh, potrebbero essere ripetuti eh, questi errori a livello del sistema scolastico nazionale. Allora intanto nelle considerazioni introduttive che cosa dice la Corte dei Conti? Qualcosa di estremamente interessante. Dice che l'unico testo su cui loro hanno lavorato è quello del 25 febbraio, per le ragioni c'è cioè la prima compagna perché insomma nell'ambito eh, di, di queste intese di queste bozze, il principio di segretezza è stato fondamentale quindi loro dicono eh, il 25 febbraio noi abbiamo queste bozze con un'informazione molto parziale eh, si tratta certamente di cercare di ehm, fare delle intese che abbiano come spirito quello della sussidiarietà. Anche su questo, sarebbe interessante fare un escurso storico sul principio di sussidiarietà perché viene dalla rerum novarum, la prima impostazione del principio di sussidiarietà. Non ve lo sto a spiegare perché perderei tempo, ma dopo è scontato che sappiamo tutti di che si tratta. E, ehm, il principio di, di sussidiarietà, secondo queste intese, avvicinerebbe eh, il popolo, i cittadini preferiscono dire popolo, insomma, eh, al, ai territori, no? eh, abbassando quindi il livello di intervento legislativo e eh, amministrativo eh, laddove è possibile che questa cosa avvenga senza che in, invece il, eh, i provvedimenti e i dispositivi puntino verso la centralizzazione e verso l'alto. Ora, il sospetto della Corte dei Conti evidenziato nella premessa è che in realtà si tratti di di rinegoziare sulla base del principio di sussidiarietà nuovi, aperte le virgolette, non le apro io, ma le apre il testo. Eh, spazi di intervento su materie che non sono normate. D'accordo? Allora, eh, più avanti eh, il ragionamento si sposta sui livelli essenziali di prestazione. Perché sono previsti dalla legge 42, soprattutto dai decreti legislativi successivi, 68 del, 2000, del 2011. Il problema è che i LEP per nessun settore a parte i LEA della sanità sono. Stati normati con delle norme che siano organiche a livello nazionale, cioè è mancato quello che è l'elemento fondamentale per eventualmente fare delle modifiche al titolo quinto, qualche cosa che abbia un effetto perequativo sul territorio, cioè è mancato il coordinamento a livello nazionale e la definizione di questi famosi LEP. Ora, eh, la questione dei LEP anche qui apre un, uno spaccato su cui hanno detto molto e meglio di quanto potrei fare io in due minuti eh, Villone, eh, Viesti, no? quindi insomma tutti eh, credo avete avuto accesso a questi documenti, a queste riflessioni. Perché parlare di LEP significa parlare di costo storico, di costo standard, di costo medio a livello nazionale. E soprattutto, però, attenzione per la scuola. Si tratta di capire se la scuola è un servizio. Allora, noi, come coordinamento, a maggior ragione proprio per le questioni che sono state sollevate dalla compagna Rosa, diciamo che la scuola non è un servizio. La scuola. Rappresenta sulla base dei principi costituzionali, quindi i primi articoli della Costituzione, l'articolo 33 e 34, una funzione costituzionale che si serve di contenitori, ha detto qualcuno, quindi di servizi che siano in condizione di far sì che quei principi contenuti in quegli articoli costituzionali diventino effettive prestazioni per il cittadino. Allora, eh, su questa storia dei LEP si sono esercitati dal 2001 ispettori, eh, per esempio Bertagna a un certo punto disse eh, che eh, questi contenitori erano i principi generali dell'istruzione e poi ogni scuola se li cucinava in virtù dell'autonomia come meglio credeva. Allora è chiaro che qui, per esempio, si apre l'altro nodo che è quello eh, giocato sulla parola autonomia, perché la parola autonomia ci apre a uno spaccato che viene dalla Bassanini in avanti e che ha creato tutta una serie di questioni piuttosto serie rispetto a quella che è diventata oggi l'autonomia scolastica delle scuole. D'accordo, quindi, eh, qui ci sarebbe per esempio un altro nodo da sciogliere, da svincolare un pochino più eh, approfonditamente di quanto non possa fare oggi. Ma vediamo allora le norme generali dell'istruzione che sarebbero questa sorta di contenitorio, di quadro e eh, eh, quasi una quasi definizione di LEP. La Corte Costituzionale ha definito questi principi con una sentenza, eh, la numero 200 del 2009, e dice questi principi sono l'articolo la regolazione del sistema scolastico per cicli e, e la regolamentazione dei relativi passaggi sono l'accesso alla scuola pubblica come diritto dovere del cittadino, sono i programmi per quote nazionali e quote locali, sono la valenza dei titoli di studio. E riconduce la sentenza appunto agli articoli 33 e 34 della Costituzione, laddove si sancisce che è la libertà di insegnamento che va ad essere un elemento qualificante di qualsiasi prestazione le scuole diano ai cittadini, eh, alle famiglie, insomma, a, alle creature piccole, come, si eh, come le definiva la Muraro. Allora, faccio qualche esempio di LEP di cui oggi si parla. Allora, la scuola per tutti, nidi, scuola dell'infanzia. Allora, eh, facciamo riferimento a quel 30% di parametri europei per tutto il territorio nazionale, facciamo riferimento ai sistemi virtuosi come l'Emilia Romagna che vanno ben oltre, perché per esempio la scuola d'infanzia in Emilia Romagna è frequentata praticamente dal, mi viene il 100% dei bambini in età, ma anche i nidi in età 0,6%. Ma qui noi troviamo qualche cosa che è già normato, che è il decreto legislativo eh, sui... Ehm il decreto il, il, mi sta sfuggendo, vabbè, insomma, è quello sul sistema integrato 06 per farvi capire, è quello sui poli, no? E viene, è uno degli otto decreti della legge 107. Allora, lì, per esempio, c'è un gran pasticcio perché il problema è dire: sì, certo, bisogna che tutti abbiano i nidi, bisogna che i nidi e le scuole di infanzia non solo siano diffuse su tutto il territorio nazionale, ma siano anche armonicamente, organicamente collegate fra loro per costituire appunto questo sistema integrato. Ci si inventa un polo per la scuola dell'infanzia, eh, tutto ciò non sostenuto dai finanziamenti adeguati per fare qualche cosa del genere. Quindi già questa. Veniamo l'altro tema dibattuto, l'alternanza scuola-lavoro che adesso è diventato percorsi per le competenze trasversali e l'autonomia. È appena uscita la guida eh, no? nuova, no? in realtà è l'insieme di tutto il peggio e di tutto, tutte le cose vecchie che sono state contestate in questi anni sull'alternanza scuola-lavoro. Allora anche lì vengono definiti dei parametri. Chi li sostiene? Eh, probabilmente l'egoismo regionale perché abbiamo già visto come è di grande interesse per le regioni che chiedono l'autonomia differenziata avere nelle proprie mani ben salda questa guida sull'alternanza scuola-lavoro, nuovi percorsi eccetera perché il legame con l'azienda e quindi la scuola azienda la scuola che con l'autonomia mm. diventa in realtà legata a quelle che sono le scelte produttive dei territori capite bene che anche lì. allora eh, questi sarebbero i LEP? Noi abbiamo qualche dubbio su questo. Quindi la prossimità dei servizi, anche questo è un altro elemento dei principi generali, dei principi quadri, quadro dell'istruzione pubblica. E i dimensionamenti come la mettiamo? Con la costruzione di scuole enormi che hanno falcidiato le piccole scuole di territorio, che veramente garantivano la vicinanza fra i cittadini e il servizio scolastico. Biondi, che è il direttore dell'Indire, è riuscito all'audizione parlamentare chiesta da Gallo. Eh, delle sciocchezze veramente inenarrabili proprio da persona che sta appoggiata all'indire che è l'organo diciamo di appoggio degli invalsi per la formazione, eh, banalizzo, insomma viene dal CEDES, ma anche questa sarebbe una bella storia lunga da, da raccontare perché riguarda la formazione dei docenti. Allora, è riuscito a dire che per fortuna non ci sono più le piccole scuole, quelle di montagna, eccetera, eccetera, perché purtroppo avevano le pluriclassiche, era una gran, un grande allora, fallimento, perché... Insomma, allora, le pluriclassi per chi è stato a scuola sa che sono state un modello pedagogico didattico. <ride> Quindi anche questo, però tralasciato, mm. modificato. Allora, eh, in questo caso i LEP sarebbero scuole dimensionate? Eh, la garanzia sarebbe questa della prestazione? Eh, giganteschi istituti comprensivi che vanno eh, dai 5 anni eh, fino ai 19? Beh insomma attualmente non vanno fino ai 19, fammi una terza media, ma insomma comunque l'ipotesi è quella di un, eh, anche perché l'imbalsi fa questo ragionamento, questa pro, proiezione longitudinale rispetto alle competenze. Allora, eh, competenze, la parola competenze, qualcuno ha detto i lEP sono le competenze e quindi la valutazione delle competenze fatte dai Pisa Ox e dall'imbalsi. Beh no. Non può essere questo, anche perché se le competenze sono le otto competenze chiave, scusatemi, o se sono le soft skill che piacciono anche all'onorevole Gallo, ma insomma eh, presumo che non abbia ben capito in che cosa consistono, anche questo noi diciamo no, questo, questi non sono i lab. Allora concludendo. I LEP per la scuola, se la scuola non è servizio ma è funzione costituzionale, non sono definibili in questi termini. In questi termini sono definite le, le condizioni che consentono alla scuola di esprimere i propri percorsi sulla base della libertà di insegnamento, che non significa che ciascuno fa quel che gli pare, che non significa terefesseria, insegnamento ex cattedra, eh, digitalizzazione per rinnovare la scuola, per non renderla più gentiliana, eccetera, eccetera, anche qui interpretazione di gentile, assolutamente fantasiosa, non parliamo poi quella di Gramsci, ma... Eh, significa dare a, soprattutto al sud quelle strutture che il sud non ha e che non sono il digitale, sono delle scuole. Nel senso anche certe volte semplicemente di edifici, di organici, stabili nel tempo. Questo sì, questa eh, è la battaglia di Zaia, no? anche di Bertolisi. Ogni tre minuti tira fuori questa cosa che con l'autonomia la differenziata tutte le scuole avranno gli insegnanti primo di settembre. Vabbè, insomma, eh, continueranno a star lì nel, nel tempo. Quindi, non può essere questo. Vi cito l'ultimissimo esempio perché è di oggi, la sentenza della Cassazione sulle mense, no? per cui la Cassazione ha stabilito che non si può portare il panino da casa. I commenti, tra cui quello di, devo dire, di Pino Turi, fatto bene della Will, è... Eh, di dire, guardate che questa cosa segnala da parte della Cassazione che la scuola non è un servizio, che la scuola fruisce di servizi, in questo caso servizi comunali, che si attrezzino i comuni a dare le mense a costi che siano sostenibili per le famiglie a seconda dei territori. E ovviamente lì il principio di prequazione dovrebbe e soprattutto questa cosa di sostenere i comuni, non spostare tutto verso la regione, ma continuare a pensare che è il comune l'istanza vicina. A quel punto lì viene fuori che la mensa scolastica non è un posto dove si mangia, è un posto dove si svolge una funzione educativa. Quindi insomma io eh, capisco di aver detto molte cose, però insomma, secondo me su questa faccenda dei LEP bisogna chiarirci perché vedo che anche nelle organizzazioni sindacali sembra che questo sia la chiave di volta, cioè definisci i LEP e hai, fatto, ehm, hai tenuto eh, nei margini corretti costituzionali l'autonomia differenziata. Non è così? la sentenza del della Corte dei Conti, non a caso, aggiunge l'appendice sulla sanità, sul, facendo un'analisi di quello che è avvenuto, di cui hai già parlato tu molto bene, e dei costi, no? quanto è costata la regionalizzazione, e dice ci sono fortissimi elementi di criticità. Vi ringrazio. <ride> Grazie Renata, eh, sguardo sulla scuola è estremamente anche lì inquietante. Ora eh, sia mh, Rosa che, che, che mh, Renata, in questo, negli interventi, hanno evocato una questione che è quella del, del ruolo del sindacato. In questo, ripeto, magnifico numero di left che se non avete letto dovete leggerlo, c'è un bel c'è un ottimo articolo di Checchino Antonini che a me ha fatto venire i brividi perché parla di rischio di ritorno alle gabbie salariali. Cioè, di come il percorso che si sta mettendo in piedi rischia anche di portare a. All'idea che siccome al nord la vita costa di più e al sud costa di meno, è giusto pagare di meno chi sta al sud. Beh, eh, bel futuro per chi lavora o per chi vorrebbe magari rimanere in Calabria o in Sicilia a costruirsi un futuro non è una storia nuova, sono 50 anni che si prova a fare qualcosa del genere come illustra bene appunto Checchino Antonini eh, io ho visto che i sindacati stanno rispondendo bene eh, e intendono mobilitarsi rispetto all'autonomia regionale differenziata eh, intendo... Voglio sentire cosa ne pensa Eugenio Stanziale della Filt CGL che è qui con noi e che ringrazio. Grazie, intanto vi ringrazio per l'invito. Intanto parto dal dover smentire un luogo comune che alleggia anche in questo, questo parterre, diciamo così la CGL. È contraria da sempre all'autonomia differenziata e, ultima dichiarazione di Landini, proprio credo di poche ore fa: si batterà affinché l'autonomia differenziata non passi nel paese. Poi io vedo che c'è lavorare anche contro. No, però una polemica la voglio fare perché secondo me, nel variegato mondo della sinistra di questo paese, partendo dal PD per arrivare ai lembi più desolati c'è sempre l'attacco per un modo o per un altro all'azione all della CGL. Io ricordo a tutti che la CGL per prassi tende a fare una sintesi avanzata rispetto a quelle che sono le, eh, le, la vita reale dei lavoratori o dei cittadini. Perché a volte siamo lavoratori, spesso siamo anche cittadini. Da questo punto di vista credo. credo Credo, io poi sono contrario a quel fare aziendale se vuoi la mia opinione, poi, però scusate, scusate, parti scusate, sempre scusate. dai problemi reali delle persone, devi coniugare rispetto ai problemi reali perché le responsabilità delle sconfitte non so soltanto di chi dice eh, ho ragione, so anche di chi queste sconfitte le ha vissute da un punto di vista politico ancora prima che politico-culturale, c'è un problema culturale che a tutti quanti noi interroga, eh? che tutti quanti noi intero, non eh? è che qualcuno si può dire "Io ho detto che non ero d'accordo e mi sono salvato la faccia", non funziona così. Non funziona così. E quindi da questo punto di vista sottolineo che la nostra posizione come organizzazione sindacale è un'organizzazione che cerca di fare sintesi rispetto a quelle che sono i bisogni reali delle persone. E quando parliamo di bisogni reali delle persone, parliamo delle persone nella loro individualità, nella loro singolarità non, nella, non nella, nella loro universalità, perché se poi ragioniamo in termini di universalità non arriveremo da nessuna parte. Di questo facciamo una sintesi, proviamo a fare una sintesi, sapendo che diciamo, l'analisi politica, almeno quella credo che sia condivisa da parte di tutti quanti, sia quella che faceva Stefano, sia quella che facevi tu, quindi da questo punto di vista il problema non è l'analisi politica, il problema è capire come noi possiamo provare a agire nel nostro piccolo cercando di invertire eh, qualcosa che sembra ci sia. Eh, cadendo addosso in maniera eh, quasi come un destino ineluttabile, io parto da una, parto da una considerazione. In questo deserto di intelligenza e di intellettuali, mi viene in aiuto quel mitico ragioniere Ugo Fantozzi e il suo alter ego Paolo Villaggio quando dice: Stiamo parlando di una cagata pazzesca. Noi di questo stiamo parlando. Però purtroppo, nonostante tutte le nostre volontà contrarie. Rispetto a questa cagata pazzesca dobbiamo provare a vedere cosa mettiamo in campo e cosa siamo in grado di opporre a questa idea culturale che nel paese è passata. È passata un'idea culturale, per colpa l'abbiamo individuato. Partendo però, io faccio, intanto noi stiamo utilizzando aspetto, anzi la politica sta utilizzando una categoria che in realtà è un aspetto umano, che è quello dell'egoismo. Cioè noi stiamo costruendo un modello partendo da un aspetto umano che è quello dell'egoismo, tra, tra, traducendolo in termini politici, con tutto quello che comporta l'egoismo, e l'abbiamo visto sia in termini di rapporti relazionali, sia in termini di rapporti umani, sia in termini appunto da questo punto di vista di modelli istituzionali. Allora, è evidente che la CGL, ribadisco la CGL, su questo si è espressa in maniera chiara e inequivocabile, noi siamo convinti che l'autonomia differenziata... Poi personalmente penso che ci sono due temi sui quali bisognerebbe proprio eh, eh, essere inderogabili e sono la sanità che, non, che è universale ed è per tutti e noi ci battemmo all'epoca. In questa sede, ricordavo, ricordavo un po' di tempo fa, ricordavo quando sono arrivato, c'era l'Empas che prima di diventare Empas era un ente che che dava la sanità, viene abolito perché viene abolito. Poi viene abolito dopo 50 anni vabbè, perché abbiamo introdotto il sistema sanitario universale. La prima cosa è la sanità, è inderogabile. Ma il secondo punto è la scuola. Ma io quando dico scuola, quando è tutto il sistema formativo, perché noi non possiamo pensare e probabilmente anche da questo punto di vista, se questo paese negli ultimi 30, 40 anni è passato un modello culturale a noi avverso, è anche dovuto al fatto che probabilmente non siamo stati in grado di interpretare in maniera chiara convincente e diretta quelli che sono i meccanismi della formazione del pensiero in questo nostro Paese. Se no non succedeva perché diciamocelo in quell'assenza di intelligenza intellettuale c'è un'ignoranza talmente diffusa che a volte diventa difficile pure poter provare a interloquire con, uno, con un... Cioè che, interlo che interlocuzione faccio con qualcuno che a, a pro provi a fare connessione e non ti risponde? E quindi c'è un problema anche da questo punto di vista. È chiaro che noi abbiamo dubbi di carattere giuridico, costituzionale, come si è detto, finanziario, cioè amministrativo-politico, ci saranno tutti dubbi da parte della CGL che prova, con gli interlocutori possibili, prova a mettere in piedi. Da questo punto, nonostante una scarsa trasparenza della discussione attuale, perché voglio dire che questa discussione non si capisce dove avviene e quali sono le conseguenze finali, perché un giorno ci dicono una cosa, un giorno un'altra, a questo punto sembra che è congelata in attesa di in attesa probabilmente, se leggo la politica, di andare a nuove elezioni e far sì che il Paese sia consegnato al 40% o quello che sia, con questo aberrante sistema elettorale che abbiamo, alla al, al al, al destra, anzi, anzi centrodestra, tu dice, beh, cent no, alla destra, con tutte le condizioni difficili che noi ci troviamo proprio ad affrontare. Questo è oggi il quadro nel quale ci muoviamo. Di questo, rispetto a questo quadro qua, io penso, e sono convinto, è stato detto, c'è stata una reazione. Eh, opportunista anche da parte delle forze più generali della sinistra e direi difensiva questo c'è ragione, in un momento in cui l'attacco è diretto, tu non puoi essere difensivo devi essere in grado di contrapporre un pensiero radicale convinto rispetto a qual è l'idea di società che hai e qual è l'idea di modello istituzionale di architettura istituzionale sul quale ti vuoi confrontare perché non puoi sfuggire a quella categoria politica che era che era eh, diciamo, un elemento umano che è l'egoismo. Parlo di tutti. Poi non te ne... Allora, si sì, parla del PD, è colpa del PD, ma non è quello il punto. Io sto, un rag... sto provando a fare un ragionamento, certo. Io te... No, io parlo di tutti. Allora, il PD è il maggiore responsabile della situazione in essere, va bene. E poi, punto, va bene. Adesso mettiamo da parte questa affermazione, della quale mi pare di aver capito, in cui siamo tutti convinti, no? però poi dobbiamo fare analisi. tutti insomma, no, no c'hai ragione. Io penso che c'è un problema, a prescindere dalle appartenenze politiche e della, e della politica come espressione, poi c'è un tema. Più generale, di come oggi si misura come è la rappresentanza, di come se lo diceva Rosi, di come, si muove, come, si, come nascono i partiti, che fanno i partiti, cioè come si muovono all'interno all della società. C'è cioè un, un tema, secondo me, ancora più profondo che dovremmo sviscerare e forse l'EFTA dovrebbe dare oh, un prossimo numero legato a questi temi qui. Quindi, come dicevo, manca un'idea di visione, un'idea di paese, ma qual è l'architettura istituzionale che noi vogliamo dare a questo paese? Io sono d'accordo, le province non andavano abolite, andavano abolite le regioni andavano abolite le regioni, perché le regioni sono diventate un centro di costo, una burocrazia ulteriore, e con questo sistema di autonomia differenziata aumenteremo ancora le burocrazie amministrative, che sono quelle che impediscono a questo paese, diciamocelo la verità, da 40 anni di fare qualsiasi cosa, questo è un paese che sta nel declino più totale, nel declino più totale, e noi come organizzazione sindacale, nel nostro piccolo, proviamo a lanciare un grido di dolore, un grido di dolore al paese, alla politica, ai cittadini, ai lavoratori. Da questo punto di vista, Stefano, penso che forse sono i, come dire, gli autisti dell'ADAC se la dovrebbero prendere contro i cittadini romani. Perché c'è pure un elemento che non va, sotto, non va sotto giudo, che c'è un, un problema di come il senso civico poi diventa cittadinanza in questo, questo scorcio, in questo inizio di nuovo millennio. È un problema o no? È un problema anche questo. Perché i, miei, i nostri odisti che vengono quotidianamente eh, fatti scherno, presi a sassate, eh, trattati male da chiunque, dal, da, qualsiasi fascia, la metto così, da qualsiasi fascia sociale, c'è un problema o no? C'è un problema perché sono passati all'interno del paese tutta una serie di messaggi che eh, anche noi facciamo difficoltà. difficoltà, difficoltà. Quindi c'è bisogno di un, di, un no, di un no e di un noi. C'è bisogno di un noi e di un no forte rispetto a questa riforma dell'autonomia differenziata. Come cala questa riforma differenziata? Vengo alla domanda che mi facevi rispetto al tema più generale, più generale del, eh, del mondo del lavoro. Intanto va detto una cosa: questa autonomia differenziata non è una riforma federale, è una secessione. Punto. È una secessione in cui il Nord ricco e soddisfatto. Perché, se noi andiamo a vedere il prodotto interno nord delle regioni del nord dell'Italia, le regioni del nord stanno molto più avanti di alcune delle regioni più avanzate dell'Europa, molto più avanti di alcune regioni avanzate della mitica Germania. E quindi è una secessione, sta passando in maniera, senza una discussione reale, perché non c'è una discussione in realtà, il tema della secessione di questo paese. Questo, questo ci interroga, secondo me, su una serie di cose, ci interroga sicuramente. Eh, sull'indebolimento delle rappresentanze che ci stanno. C'è un, un problema legato all'indebolimento delle rappresentanze, sia sociali che politiche, è evidente, ma c'è un tema che secondo me poi c'è sotto i ragionamenti che noi facciamo. E qual è l'idea di democrazia che c'è ormai, non nel nostro paese, ma nell'Europa occidentale rispetto a questa idea di democrazia diciamo, che non ama le opposizioni, non ama il confronto che è un'idea di democrazia totalitaria, nel senso sì, mi avete eletto e posso fare come meglio mi aggrada. C'è un problema anche di risposta democratica rispetto a quello che sta avvenendo in questo paese, in cui, fatemelo dire, la sinistra in generale non è proprio attrezzata e non è in grado di dare una risposta, perché noi siamo rimasti ancora con categorie che rispondono in maniera più o meno diciamo coerente rispetto alla nostalgia di pensiero a modelli di categorie che, 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 che facevano che erano i partiti politici dell'ottocento oggi è tutto diverso, ma perché è tutto diverso? ma per noi che, 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 che proviamo a tutelare il mondo del lavoro è cambiato il modello di, 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 il modello di organizzazione del lavoro, sono cambiate le persone che lavorano, sono, sono cambiati i bisogni e le necessità delle stesse persone che vengono da noi che una volta ci chiedevano una cosa oggi ci chiedono cose completamente differenti il tema per esempio dei riders non è che ci chiedono più dateci diritti in un certo modo, ci chiedono alcune garanzie, ma lasciateci la libertà di fare come ci pare. Cioè è chiaro che tu ti trovi di fronte a un mondo che è completamente cambiato e col quale devi provare, devi provare a, fare, a fare la sintesi, perché il ruolo dell'organizzazione sindacale confederale, eh, poi le categorie fanno un po' cambiare, è quello di provare a fare una sintesi avanzata rispetto a quello che avviene. E allora ci sono tre elementi che a noi preoccupano tantissimo. Perché in realtà, oggi come oggi, anche per alcuni diciamo, passaggi che faceva Rosi, però so, le gabbie salariali, la butto così, già ci stanno. Già ci stanno, stanno nella pratica, poi non sono scritte sui contratti, però esistono. E ci sono tre elementi che per noi portano, oltre a questa, a questa difficoltà della rappresentanza sociale e politica, all'elemento... Eh, deteriore nei rapporti che è quello per cui il Movimento 5 Stelle diventa maggioranza in questo paese diventa maggioranza in questo paese con l'idea che uno vale uno e che la rappresentanza e non c'è bisogno della rappresentanza sociale tant'è che la Raggi la prima cosa che fa in questa città quando viene lei bypassa completamente le organizzazioni sindacali va a parlare direttamente con Di Maio che va a parlare direttamente con Raider che passava là sotto bypassa completamente il ruolo alto di eh, sintesi rispetto al conflitto che ha un'organizzazione sindacale responsabile come da 100 anni a questa parte la, la CGL. Quindi che cosa mettiamo insieme? Mettiamo insieme l'autonomia differenziata, mettiamo insieme il reddito di cittadinanza così come è stato concepito e mettiamo insieme il salario minimo orario. È evidente, è evidente che da questo punto di vista se passa questo modello per il sindacato confederale, poi i sindacati di categoria sopravvivono a tutto, per il io sono, adesso rappresento diciamo, una categoria quella dei trasporti. Nei precedenti incontri, anche perché poi ogni tanto ci si incontra, facevo il, il segretario confederale di Roma e del Lazio, le, la, il sindacato confederale non ha più motivo di esistere per, così come l'abbiamo conosciuto noi. Ecco perché, e chiudo il mio ragionamento, la CGL è convinta. Eh, nel suo, nella sua opposizione alla domenica differenziata è convinta per due ragioni. La prima ragione è che stiamo, passa, stiamo facendo in realtà una secessione, lo diceva Stefano all'inizio: tra eh, ricchi e meno ricchi, stiamo dividendo l'Italia con un tema che oltretutto non se ne parla mai perché poi vorrei capire, ma in questo modello, e qui parliamo di noi, ma Roma capitale. Dove va a finire? Perché c'è un tema che ci riguarda noi, in questo caso come cittadini di questa città. Ma Roma Capitale, dove va a finire? Roma Capitale che rispetto a tutte le altre metropoli europee non ha una legge di riferimento specifica, dove il sistema, lo vedete sotto, gli occhi di voi, sotto tutti gli occhi: il sistema diciamo, di servizi alla cittadinanza fa acqua da tutte le parti. Dove do un dato per tutti, sul quale la, la, la categoria eh, lo scorso. Lo scorso mercoledì, non mi ricordo la data, ha fatto uno sciopero generale in cui chiedeva proviamo a riconnettere l'Italia. A Roma per esempio, per muoversi scuola-lavoro ci vogliono 90 minuti, a differenza, eh, scuola -lavoro, casa -lavoro, a differenza di, di Parigi dove ci impiegano 45 minuti. A Roma per andare a Reggio Calabria ci vogliono, se ti dice bene, col treno. 6 ore, se te dici bene, a Parigi, per andare da Parigi a Nimes, che è la distanza anche più lunga, ci vogliono 2 ore e 50. È evidente che in questi 40 anni questo paese non ha fatto nulla, non ha fatto nulla e noi paghiamo tutti gli errori che ci portiamo dietro da questi anni. Il sindacato, anche il sindacato, ci mancherebbe, come tutti quanti, ha le sue responsabilità, anche il sindacato ha le sue responsabilità, perché nessuno può pensare qua dentro che gli altri ci hanno torto e io c'ho ragione però visto che, so, che ho perso il problema di chi ha vinto, anche il sindacato ha le sue responsabilità, noi dobbiamo agire per provare a costruire un noi per provare su questo noi così li do là, a costruire Cazzo. <ride> a costruire diciamo una società migliore avendo una visione del futuro che sia non legata all'idea eh, di egoismo che ormai diciamo è la categoria politica, ma l'idea di solidarietà, che è quello l'elemento secondo me che fa crescere veramente la comunità. Ah, eh, um, finiamo gli interventi, poi c'è spazio anche per le domande, assolutamente. Eh, io ringrazio, ringrazio Eugenio, eh, ovviamente... Eh, Sono interventi. E io ringrazio, ringrazio Eugenio, eh, comunque faccio presente che eh, sempre su questo numero di Left c'erano anche le dichiarazioni del segretario generale della CGL Maurizio Landini, eh, che si, che è, si spendeva, sostine, sotto che livelli, si spendeva chiaramente rispetto all'autonomia regionale differenziata. Io scusate ma eh, adesso vorrei dare una botta di, di dura realtà. Perché conosco e rispetto tantissimo il lavoro che fa Giuseppe De Marzo, non perché gli altri non l'abbiano data, figuriamoci: il lavoro che fa Giuseppe De Marzo e la rete dei numeri pari, perché parla di uomini e di donne poveri. Ecco, eh, siccome abbiamo toccato, eh, abbiamo accennato, abbiamo eh, visto da lontano, però quello che conta è il fatto che la vita delle persone è messa in condizioni di fragilità. Questa vulnerabilità, Giuseppe, con questa vulnerabilità, con queste vulnerabilità, Giuseppe ci lavora tantissimo. e Chiederei a lui appunto di illustrare cosa secondo lui rischia di poter peggiorare ancora la situazione. Allora, innanzitutto, grazie grazie per l'invito, grazie a voi che siete qui. Io mi terrò nei dieci minuti, così giustamente daremo il tempo anche a, a chi eh, di fronte a noi vuole intervenire e eh, dire la propria. E cercherò di attenermi alla questione centrale per la quale evidentemente siamo stati chiamati come libere e come rete dei numeri pari. Perché noi, quindi mi sono segnato delle cose, perché quando ehm, si affrontano questioni così complicate che poi incidono nella vita delle persone quotidianamente bisogna, almeno noi abbiamo eh, questo approccio, cercare di essere molto precisi e puntuali con le parole perché poi... Diventano importanti e, e ne parlavo prima con Rosa tra un intervento e l'altro. Mm. Nella rete ci sono circa 650 realtà. Non posso permettermi di dire oggi che tutte queste 650 realtà, a partire da parrocchie, comitati, cooperative, comitati di donne, centri antiviolenza, eh, siano contrari. Mm? Quindi partiamo da qui. Ma ci impegniamo a partire da questa giornata con uh, uh, l'EFT a costruire per esempio un pacchetto e quindi chiedo già un sostegno a Stefano, ai giornalisti presenti in sala, in cui noi spieghiamo qual è l'impatto nella condizione materiale e sul piano delle diseguaglianze sociali e ambientali nel nostro Paese della proposta in campo. Perché io non sarei così convinto, come ho sentito da altri, che dobbiamo dare per scontato che tutti hanno capito di che si tratta. Anzi, io credo che dobbiamo migliorarci e provare a costruire un piccolo pamphlet con delle spiegazioni semplici, perché quando si affronta un tema così complicato, lo, lo, lo diceva chi parlava della questione scolastica, le parole come autonomia e efficienza sono parole pregnanti, sono parole forti, sono parole che portano anche molti dei nostri a non comprendere, perché se tu mi dici ti do autonomia, sei efficiente, visto il linguaggio utilizzato negli ultimi vent'anni, c'è da crederci che è una cosa buona. Quindi questa riforma, o sedicente tale ammantata di buono, di autonomia e di efficiente, dal nostro punto di vista, e quindi qua vi parlo come responsabile delle politiche sociali di libera, e quindi su questo noi ci impegneremo dentro la rete con tutti quelli che non hanno ancora chiarezza a dire perché questa è una riforma che va bocciata, che va contrastata, che va combattuta e sulla quale dobbiamo costruire una partecipazione che deve portare i nostri che lavorano come Stefano, e ti ringrazio, ricordava, noi abbiamo a che fare, lo sai, con le mense, i doposcuola le fabbriche recuperate, le casse di mutuo soccorso, ma non significa che gli impoveriti gli impoveriti di questo paese siano stupidi o non vogliono comprendere certe cose. Però ci dobbiamo porre con un approccio un po' più eh, semplice, bisogna raccontarlo in maniera chiara, perché altrimenti non, non è detto che 2 più 2 faccia sempre 4 nelle nostre teste, perché siamo impegnati, e, e lo sapete anche in questi giorni, su questioni che, che l'autonomia tocca. Per esempio penso alle politiche abitative, come sapete in questa città i movimenti per il diritto all'abitare sono sotto attacco, come lo sono anche i nostri comitati che lottano contro le mafie, ricevono giornalmente, perché riceviamo giornalmente in questa città minacce di morte, per capirci. Per cui, perché siamo contrari a questa proposta? Perché affronta, così siamo precisi, 23 materie fondative dello Stato che impediscono di conseguenza, qualora con dovessero passare, a nostro Paese, a prescindere dal governo che lo incarni, di promuovere politiche economiche, sociali, ambientali e industriali coerenti su tutto il Paese. Questa è la prima motivazione. Perché? Nel momento in cui noi diamo, così lo spieghiamo, perché io per primo devo studiare, devo cercare di capire, nel momento in cui io do la possibilità a una regione di legiferare e amministrare su temi che sono stati di competenza dello Stato e che sono ascrivibili a quella necessità di garantire i, 12 articoli, i primi 12 articoli della Costituzione e quindi... Le regioni l'impianto dello Stato è al servizio del fine ultimo della carta che è quello di garantire l'intangibilità della dignità umana e lo fa rendendo prescrittibili attraverso 12 articoli la dignità. E quindi la questione dei diritti sociali, la questione dell'uguaglianza sostanziale. Nel momento io in cui do la possibilità alla Regione X di legiferare su dei temi che riguardano diritti sociali garantiti da Marsala fino a Osta o fate voi, insomma se volete guardare dalla parte del Friuli, è chiaro che io sto spezzando l'integrità del paese, sto spezzando la coesione sociale, sto frantumando il nostro paese, ma in realtà, secessione dei ricchi è un termine efficace, ma con gli slogan noi non, non campiamo e non, non costruiamo egemonia culturale, in realtà costruisce dei potentati e dei cacicchi, che sono pericolosi da altri punti di vista. Se eliminiamo il fine ultimo della nostra carta attraverso una riforma come questa, perché quindi stiamo dicendo che è l'efficienza il fine ultimo della carta. E quindi questo, se volete. È il giusto architrave alla modifica dell'articolo 81 della Costituzione, che ha definito il pareggio di bilancio in Costituzione, e cioè ha detto: All'interno di una Costituzione in cui le culture cristiana, socialista, comunista, liberale, nel secondo dopoguerra si sono incontrate per dire va bene l'economia di mercato, ma dobbiamo garantire i diritti sociali perché crediamo che se tu scendi sotto un livello della dignità, se tu non garantisci a tutti determinati diritti, la crisi del 29 ci ha portato a una guerra mondiale devastante e quindi noi non vogliamo più ripetere quell'esperienza lì. Noi abbiamo innanzitutto attaccato col grimaldello del pareggio di bilancio questo impianto valoriale e abbiamo detto che per me amministratore è più importante garantire il pareggio di bilancio e l'efficienza. È chiaro che a fronte delle vecchie ruberie noi impoveriti diciamo che no, fanno bene fanno bene a dire che devono essere efficienti, che anche uno Stato, un comune deve garantire. Però c'è un altro tema che va affrontato. Nel momento in cui un sindaco non può più garantire i diritti sociali, i servizi sociali, che sono l'elemento che garantisce la dignità, perché deve rientrare del suo debito, possiamo ancora parlare di democrazia? Si pone un grande problema, perché non è più la fase storica in cui possiamo parlare di democrazia, è un feticcio la democrazia. Il tema quindi dell'autonomia differenziata, insieme alla modifica dell'articolo 81, dal nostro punto di vista, produce un'aberrazione giuridica costituzionale, in cui sui temi del servizio sanitario nazionale sul sistema formativo, sul sistema scolastico, sulla difesa del territorio, del paesaggio e dei beni comuni noi compiamo un patatrac unico. Vi faccio un altro esempio perché me lo sono fatto nella mia testa per convincermi del fatto che sia un pericolo enorme per la democrazia questa riforma. Voi sapete che i servizi ambientali gratuiti, che sono quei servizi che la terra ci offre ogni anno gratuitamente, è stato l'overshoot day qualche giorno fa, cioè il giorno in cui noi ci siamo mangiati tutte le risorse che la Terra è in grado di generare, rigenerare e organizzare ogni anno. Quindi immaginate la povertà che noi produciamo dal 30 luglio al 31 dicembre, perché quello è, non è una questione ambientale, è una questione sociale. Poi immaginate se i servizi ambientali gratuiti ragionassero in termini di confini. No? Pensate se l'Amazzonia che assorbe CO2 e mette ossigeno dovesse dire no, oggi non la diamo agli italiani o non la diamo agli olandesi, non andiamo a quelli con la pelle colorata come la mia, non lo so, insomma, eh, non, non avviene. Perché non avviene? Perché tutte le forme di vita sono relazionate, interdipendenti, corrispondenti e ragionano in termini di reciprocità. Mi chiedo allora, banalmente, da chi si occupa da un po' di tempo di giustizia ecologica, e se il governo del Veneto, della Lombardia, delle Emilia Romagna decidono che quella fonte idrica, quell'alveo del fiume, quell'ecosistema quell e quei servizi ambientali che fanno, fin, li facciamo finire al confine e come li gestiamo? No, guardate, questo è un tema vero su cui possiamo convincere chi ci ascolta per strada. Ma tu hai capito che poi te, facciamo la guerra come Totò e Peppino per l'acqua nei villaggi? Cioè, co come si regola? Come, come, come lo volete regolare? Perché il vero attacco al cuore della democrazia è lì, perché vorrei ricordare che un paradigma di civilizzazione è nato già, per cui ciò che rimane delle forze che si ispirano al progresso, alla democrazia del Novecento, potrebbero tranquillamente guardare a un paradigma di civilizzazione che è già presente in tutto il pianeta e per il quale combattono già un miliardo e mezzo di persone. Perché? Ci hanno spiegato che giustizia ecologica, ambientale e sociale vanno insieme. Per cui, se noi spieghiamo qui fuori che non possiamo consentire a una riforma che non è autonomia differenziata, ma è la frantumazione dei nostri diritti, l'attacco al territorio, se noi proviamo a spiegare agli italiani e agli, agli abitanti del nostro territorio che l'unica ricchezza che possediamo sta nel nostro territorio nei paesaggi, nei beni comuni. Questa è la grande ricchezza, la biodiversità che noi abbiamo. E allora mi chiedo, davanti ai fenomeni meteorologici estremi che sono aumentati del 62% quest'anno a causa dei cambiamenti climatici, secondo voi le politiche ambientali le deve fare un sindaco sbilenco di una città? O le dobbiamo affrontare come governo del Paese per impedire che una bomba d'acqua devasti il sistema dei trasporti di Roma? Dobbiamo parlare della complessità delle questioni o ci fermiamo a dire che è tutto finito, che è complicato? Proviamo invece ad attaccare, raccontando a chi ci ascolta, che queste riforme aumentano le diseguaglianze, aumentano le ingiustizie ambientali, danno più forza alle mafie, perché tutte le volte in cui aumentano le diseguaglianze, io nel quartiere sono più a rischio, perché mi dicono Giuseppe, lo zio mi dà il welfare, lo zio mi dà il lavoro, lo zio mi dà il reddito. Quindi capite che nel momento in cui noi proviamo a dire, guardate che questa riforma smembra i nostri diritti, il nostro territorio ci impedisce di curarlo, di difenderlo, noi pensiamo che possiamo avanzare. Un ultimo tema. Per noi questa riforma è da bocciare non soltanto per tutto quello che vi abbiamo raccontato e sul quale continueremo ad approfondire all'interno della nostra rete, per altri elementi noi ci siamo costituiti proprio come ricordava... Stefano sul tema delle diseguaglianze e la lotta alle mafie. E quindi... Per noi la priorità evidentemente sono la lotta alle diseguaglianze perché ci dovete spiegare come può definirsi un paese libero, un paese in cui 11 milioni di italiani non si possono curare, in cui 9 milioni di italiani sono in povertà relativa, in cui 18 milioni di italiani sono a rischio di esclusione sociale e 5 sono in povertà assoluta. Capite che per noi non è un paese libero, un paese dove la capitale d'Italia ha 94 clan a terra e 100 piazze dello spazio e ci dite che le priorità sono i migranti, sono le... Insomma, eh, su quest'ultimo punto noi vorremmo ricordare al Ministro dell'Inferno e al Ministro dello Sviluppo e del Lavoro che le percentuali ultime di Eurostat sono chiari, tu parlavi dell'EP, io mi fermo al welfare effort che, eh, scusate la brutta parola inglese, ma è il livello di spesa sociale lorda in percentuale di PIL. La nostra è tra le più basse d'Europa, noi diciamo cresciamo a un ritmo dell'1,2. Per cento, e abbiamo, vedevo che anche Rosa se l'era segnato, una spesa pubblica pro capite al sud di 13.394 euro quando al centro nord è di 17.065 euro. Voi capite che siamo davanti a delle ingiustizie distributive paurose, venirci a parlare di autonomia ed efficienza quando voi non avete ancora istituito il LEP. Guardate che la nostra collega vi ha raccontato un fatto enorme, enorme, cioè non ci sono le norme per garantire livelli essenziali di protezione. Voi capite che è gravissimo. E allora, perché il governo mi viene a parlare del fatto che mi prude il mignolo quando mi stanno attaccando la capoccia? Capite che per noi è prioritario dire che un governo dovrebbe invece che sfondare il Fondo nazionale politiche e sociali o non fare una misura di reddito, perché quella non è una misura di sostegno al reddito come i social pillari europei. È un'altra roba, è una misura di warfare che impoverisce. E allora, noi vogliamo parlare di questo. E lo possiamo fare costituendo comitati nelle città coinvolgendole a partire e chiudo su questo dalla necessità di organizzare tra di noi un piccolo, così ci aiutate a farlo capire anche ai nostri che non hanno capito, un piccolo manuale in cui diciamo perché questo è male e cosa noi proponiamo invece per garantire e quello che la Costituzione continua a ricordarci che se vogliamo arrivare a quell'idea di paese in cui sia la solidarietà al centro, allora dobbiamo garantire a chi è in povertà in questo momento, a chi non trova una casa, a chi non trova un lavoro, innanzitutto giustizia sociale. E non lo è con l'autonomia differenziata, ma con un governo che ha un pensiero evidentemente forte, lungo e coerente con i tempi e con la sfida che ci troviamo davanti. Grazie. Grazie Giuseppe. Allora io adesso farei intervenire eh, Marco Valente che ha avuto la cortesia di, di partecipare al dibattito. Lui è mh, capo della segreteria tecnica del MIUR, il Ministero eh, istruzione università e ricerca. E sentiamo, visto che poi si è parlato molto di un provvedimento che riguarda eh, quello che sta avvenendo nelle stanze del governo. Cosa ne pensa lui? Mi ha detto prima che parlerà soprattutto a titolo personale. Quindi, però, Dopodiché eh, ci sono già un paio di compagni che mi hanno chiesto di intervenire, tre in questo momento, quattro va bene, poi cerchia cerchiamo, chiederei a tutti quanti e a tutte quante di essere estremamente sintetici in maniera tale che eh, riusciamo a far parlare più persone possibili perché quando diventa dialogo diventa migliore e utile per tutti e per tutte. Grazie Marco. Okay. Ti ringrazio molto e uh, uh, un piccolo precisazione, e io non sono il capo e faccio parte della segreteria tecnica sì, del <ride> quello che vale va benissimo e, um, e lavoro con il Vice Ministro Lorenzo Fioramonti dei 5 Stelle che è il sottosegretario con Delega alla Ricerca e ovviamente qui parlo a titolo personale e diciamo come un compagno grillino, insomma, i famosi grillini di sinistra, e io, io sto qua quindi chi vuole spararci sopra eh, mi offro come, come obiettivo. Eh, sì, sì, siamo in parecchi però rischi di esaurire la memoria, eh, stiamo sparendo velocemente, insomma, aiutati da dentro e da fuori ma la comunità esiste. E due argomenti penso che potrebbero essere utili in questo contesto. Il primo, professionalmente, come economista vorrei ribadire un punto che è già stato toccato da diversi colleghi in precedenza, che la storia dell'autonomia, così come tante altre questioni che abbiamo contestato in questi anni nasce da un'idea eh, di eh, attività economica, di eh, eh, ottimizzazione di efficienza di mercato che è data dal meccanismo. Ok, così? Meglio. Okay. Dicevo, nasce questa idea del, del liberismo come meccanismo efficiente che è dato per scontato e poi, volendo, se qualcuno si sente un po' buono eh, deve introdurre la, la, qualche miglioramento per, per aiutare le persone che non hanno bisogno, essere un po' solidali eh, e che questo fatto riduce l'efficienza del sistema e si può scegliere eh, volen, volendo questo tipo di, di scambio. Le cose non stanno in realtà così, nessuno eh, riesce effettivamente a definire cos'è l'efficienza di mercato, ma l'evidenza che abbiamo teorica ed empirica eh, più forte è che questa idea di mercato competitivo eh, che raggiunge la massima efficienza è un'idea completamente sbagliata, che non ha nessuna eh, applicazione reale e concreta. Eh, se voi pensate al... Eh, banalmente alla, alla storia economica dei paesi più ricchi al mondo, lo sviluppo i Stati in America, nel secondo dopo guerra o, o della Germania eh, o della Cina più recentemente. Sono tutti sistemi economici che non sono competitivi, non sono libero mercato, sono grandi imprese eh, che hanno grossi aiuti dallo Stato, che lavorano fuori dal mercato, che lavorano con contatti non competitivi ma contrattati. E gestiti con un ruolo importantissimo dallo Stato e solo in questo modo tu riesci a fare uno sviluppo economico efficiente e genere benessere. Al contrario, i paesi competitivi che hanno un basso costo del lavoro con tante aziende super efficienti sono paesi del terzo mondo che competono uno con l'altro per vendere materie prime, eh, per vendere prodotti eh, commodities eh, facilmente scambiabili e questi sicuramente non hanno uno sviluppo di vita eh, dell'economia particolarmente avanzato. Quindi eh, io contesterei e contesto, lo faccio professionalmente e politicamente laddove mi capita l'occasione di farlo, di eh, dare per assunto che chiunque sostenga il mercato lo fa per motivi di efficienza, lo fa per generare ricchezza e, e che quindi c'è questo scontro fra solidarietà e, e mercato. Non è affatto vero, le due cose vanno di pari passo se gestite in maniera appropriata, se gestite in maniera coerente. Eh, questo discorso c'entra perché l'autonomia eh, è anche figlia, anche questo, eh, di questo tipo di approccio mentale. Eh, perché si dice che noi siamo più efficienti, bisogna essere sussidiari, in qualsiasi cosa voglia dire nel concreto, ma che vuol dire alla fine viene interpretato come stare più vicini al territorio, come se, se nel 2019 il territorio avesse un'importanza eh, preponderante con, con eh, tutti i cambiamenti che ci sono. Eh, ma questo dato è falso. Cioè, le, le, il PIL del, del Veneto, della Lombardia, del Mio Romagna, non puoi prenderlo, dividerlo e, e, e pensare che se fossero separati quei paesi avrebbero avuto quella storia, quella, quel tipo di sviluppo. Sono parte di un sistema, parte di un sistema eh, regionale, ma interregionale, nazionale, continentale. Eh, di cui fanno parte, in cui sono inseriti. Eh, noi possiamo fare tutti i conticini che vogliamo, contare i soldi che vengono prodotti o le orecchie che, sono, che, che vivono in quel paese e pensare che rappresentino in qualche modo quel paese. Non è così, non è effettivamente così. Sono parte di un sistema e come sistema va, eh, va gestito. Eh, ok, premessa generale, eh, da un punto di vista più concreto su quello che eh, ho osservato io sull'autonomia eh, dal mio punto di vista eh, diciamo di, di governativo, Sono stato, eh, parte della, eh, abbiamo ricevuto i documenti di autonomia eh, fin da febbraio, le famose versioni che venivano passate in cui... E I vertici del governo ci chiedevano opinioni sulle nostre, sulle nostre competenze governative riguardo alle bozze che venivano passate e ovviamente abbiamo stralciato qualsiasi ipotesi di autonomia per l'università, che era la nostra competenza, e per estensione anche la scuola, perché ovviamente se tu mi regionalizzi un diplomato del Veneto... E come faccio poi io a far in l'università della Basilicata? Se le cose sono collegate. Quindi abbiamo utilizzato il più possibile i legami esistenti, effettivamente nel nostro campo di attività dell'università, per contrastare tutto questo, questo tipo di, di proposte. Quello che poi è successo nel governo, che penso sia abbastanza indicativo oh, del significato di, di questo tipo di eh, iniziativa, è che eh, ricevute queste bozze, ricevuti i commenti, è speso tutto quanto per mesi, non si è più saputo nulla fino a che eh, all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è venuto eh, il momento di dibattere autonomia e nessuno dei 5 Stelle aveva mai visto le bozze definitive, avevano visto le bozze vecchie, vecchie di mesi. E... E quindi è partito questo Consiglio dei Ministri, in cui eh, eh, la Lega ha sostanzialmente chiesto il voto immediato su di articoli che non erano mai stati visti. Stiamo parlando di 180 e passa pagine di eh, testo in legalese, che poi abbiamo anche scoperto essere scritti con una. Particolare eh, eh, cattiva stesura, igiene eh, legislativa, nel senso che erano in contraddizione, non erano numerati gli articoli, era veramente un lavoro eh, in progress, per essere gentili, ma assolutamente eh, non funzionante, non, 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 non neanche discutibile. E, e da questo, ovviamente, poi eh, è nato tutto quello che, eh, che è andato. La mia personale opinione è che fosse un. Eh, in parte dovuto all'incapacità uh, del, 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 dell'azione legislativa dei responsabili del, del di queste bozze e in gran parte anche dall'intenzione di ottenere un trofeo che si possa chiamare autonomia regionale che serve per motivi di immagine alla Lega purché si sia e, e quello che io personalmente ho visto e che immagino sia stato ripetuto in tutti quanti gli altri ambiti è che non è stato possibile eliminare l'articolo sull'università, questo no, ma ci hanno permesso di svuotarlo completamente. Quindi c'è scritto dentro che l'università farà un sacco di belle cose e la regione fornirà incentivi. Ora, non so alla fine la versione finale, viste le condizioni in cui si sta lavorando nel governo, quale sarà, ma quello su cui eh, il, eh, il Movimento 5 Stelle eh, sta eh, trovando un compromesso per motivi politici di stabilità governativa, è quella di eh, lasciare intatti gli articoli e mantenere i contenuti accettabili, che spessissimo vuol dire svuotarli completamente. Per quanto riguarda la scuola in particolare di cui non sono stato coinvolto direttamente, eh, ma che eh, sono abbastanza accanto, ovviamente, un po' di a chi ne sono venuti, eh, vorrei eh, eh, richiamare l'attenzione su due cose. Innanzitutto, le bozze sono tre molto distinte e l'Emilia Romagna in particolare non ha richiesto l'autonomia scolastica, eh, di conseguenza eh, si presenta anche su questo eh, come diversa rispetto alle altre due regioni leghiste del nord cattive e sostanzialmente sta ah, lavorando eh, anche se è diciamo, espressione di una forza politica non è del governo ma si sta eh, presentando come una mediazione saggia, giusta, onesta fra, fra i cattivi leghisti e i pasticcioni eh, 5 stelle e, e, e questa diciamo, è una posizione politica che, che eh, eh, ovviamente gli fornisce eh, molti, molti vantaggi. Un'ultima cosa, prima poi di lasciare il campo a parole, a, a richieste o domande, e, ehm, noi facciamo bene. Io personalmente ne sono convinto che ci sia un disegno. Eh, ideale che viene da lontano, che punta alla frantumazione della società basata su una separazione eh, dei redditi ma anche delle nazionalità, anche del quello della pelle e del genere e, e così via. Eh, ma eh, questo tipo di ideologia non è quello che effettivamente convince le persone. Eh, I referendum eh, svolti al nord, referendum farsa in Lombardia e in Veneto perché sono stati messi uh, uh, all'attenzione dei cittadini domande vuote. Vuoi tu uh, l'autonomia senza specificare cos'era, di conseguenza non, le, non si poteva giudicare alcunché. Sono stati dal punto di vista democratico un fallimento: nel senso che hanno partecipato il 35% in Lombardia e poco più del 50%, 52 il 52% in Veneto. Quindi comunque, è, è come significato assolutamente nullo, però sono sicuro che adesso, se si rifacesse adesso il sondaggio, sarebbero molto più forti, perché i Veneti e i Lombardi si stanno uh, facendo convincere dai loro governatori che questa è una battaglia per uh, uh, far smettere il sud uh, sanguisuga di uh, ottenere risorse che, che invece sono generate da loro e che si meritano. Il motivo è che è molto facile per loro eh, presentare degli esempi concreti di problematiche. Tutta la motivazione eh, cruciale, di questo non sono certo, dell'autonomia della scuola, che viene ideologicamente da tanti motivi, in concreto per il 99% della popolazione del vento della Lombardia che sostiene l'autonomia politicamente, è motivata esclusivamente da problemi concreti. Il problema è che hanno supplenti che cambiano i tre mesi, classi vuote, docenti che stanno due anni e poi se ne vanno via. Ed è solo su questo, per questo motivo, che sostengono l'autonomia scolastica. Ora io ovviamente eh, sarebbe facilissimo dimostrargli che anche i miei figli che vanno a scuola al centro di Roma hanno esattamente gli stessi problemi, così come in Sicilia e quest'altra parte, e che è un problema quindi risolvere a livello nazionale. Eh, ma è su questi temi che si vanno a convincere, non è sui temi eh, ideologici eh, alti, reali che ci permettono di fare un'analisi sostanziale, ma il problema. Eh, del, del, um, di questo argomento, così come mi permetto a di dire da Grillino di sinistra, eh, di molte altre nostre rappresentanze, è che eh, si è perso fortemente il contatto con le eh, capacità analitiche, con le esigenze delle persone. Uh, siamo bravissimi a, uh, a fare uh, discorsi storici, a fare prospettive, a fare modelli analitici. Però poi uh, il contatto con le persone delle periferie, con i poveri, con le emarginazioni, che sono state citate in precedenza, l'abbiamo completamente abbandonati. Abbiamo chiuso le sedi di partito alle periferie, eh, abbiamo eh, trattato argomenti eh, che non interessano le persone, abbiamo preso in giro eh, le, le, le persone che non hanno studiato, che, che, che eh, vanno, guardano Grande Fratello o fanno attività intellettualmente non nobili, ma sono queste la massa delle persone, sono queste che la sinistra dovrebbe rappresentare. E sono queste che il 5 Stelle in origine, in partenza... Eh, voleva cercare di fare non sto facendo il comizio minimamente questo, nessuno mi accusi di questo però è andato oggettivo i 5 stelle sono diventati popolari e hanno avuto un successo elettorale fin tanto che nella misura in cui hanno rappresentato l'onestà i beni pubblici l'attenzione alla povertà l'ambiente queste sono le stelle dei 5 stelle e stanno perdendo consenso nel momento in cui hanno abbandonato perlomeno si percepisce che abbiano abbandonato questi obiettivi ok qui chiudo grazie Ringrazio Marco Valente. Io ho due interventi già assegnati, quello del compagno Walter Tucci, che è della direzione nazionale del Partito Comunista Italiano, e quello di Stefano Caroselli, di Sinistra Italiana, ma soprattutto dell'ATAC, dei comitati dell'ATAC. Ho visto altre due mani, chiederei per cortesia interventi molto brevi in maniera tale che fra una mezz'oretta magari se qualcuno vuole fare delle repliche possiamo andarcene vi ringrazio mi sposto io per dare modo per chi deve intervenire eh? prego prego No. Cercherò di essere più breve possibile per dare spazio agli altri. Io ho seguito con grandissimo interesse questo dibattito e ringrazio molto l'EFT per averlo organizzato. Già nella locandina che annunciava l'iniziativa eh, si capiva la profondità della discussione. Se voi fate caso, hanno elencato uno per uno, dal 96 al 2019, tutti gli attacchi che si sono verificati in questo Paese contro la Costituzione. Poi, proprio per necessità di brevità, andrò quasi per titoli. Ho apprezzato molto l'intervento di, di Giuseppe De Marzo del coordinamento a rete dei numeri pari e sulle questioni che lui ha sollevato mi soffermerò due minuti. Gli altri li vorrei dedicare a ringraziare Renata Puleo per l'analisi che ha fatto dei danni che questo provvedimento comporterà sul sistema scolastico. È stata puntualissima nell'elencarli anche dal punto di vista proprio giuridico-normativo e vorrei ringraziare anche l'onestà politica di Rosa Rinaldi sui danni che ha fatto la sinistra a partire dal titolo V in poi. E naturalmente non c'è da meravigliarsi che oggi in Parlamento pochissime voci sono critiche contro questo scempio. Noi però dobbiamo puntare anche ad allargare queste voci di parlamentari che incominciano a capire di cosa si tratta. E ho perfino apprezzato molto l'onestà di Marco Valente che per ultimo ha fatto capire come addirittura ci si accontenti ipocritamente anche di provvedimenti d'immagine quando ci ha spiegato che gli hanno consentito di svuotare tutto quello che avevano scritto sull'università purché però rimanesse il titolo, l'argomento. Quindi tutto questo mi porta e vado rapidissimamente a concludere con delle proposte precise, a dire che proprio l'intervento del compagno Giuseppe De Marzo, del coordinamento dei numeri pari, ha posto, secondo me, all'attenzione di tutti noi quale deve essere la battaglia che dobbiamo portare avanti e su quali temi. Qua si tratta di un attacco alla democrazia stessa, ha detto benissimo il compagno. Qua si tratta veramente di rompere la coesione sociale e l'unità dello Stato italiano. Qua si tratta di un attacco alla Costituzione che è ben più grave di quello che tutti insieme, quelli che stanno qua stasera, più altri che stasera non ci sono, abbiamo, come dire, vinto nella sfida renziana. Di quel famoso referendum che peraltro attaccava solo la seconda parte della Costituzione, mentre qua si tratta proprio di un attacco diretto ai principi stessi, ai valori della Costituzione, come ha spiegato benissimo, appunto, De Marzo. Allora cosa bisogna fare? Intanto spiegare alla gente cosa sta succedendo. La prima considerazione da fare è brevissima, riprendendo appunto le parole già dette. Qua noi dobbiamo considerare che la stessa formulazione con la quale sono partite le domande su questi eh, provvedimenti che adesso si vogliono portare avanti, cioè il famoso referendum che è stato fatto nelle regioni del nord, è stata una bufola pazzesca proprio per i motivi che venivano ricordati. Domande assolutamente generiche, assolutamente, come dire, te piace il vino all'oste. E soprattutto capire che quel 35% che è stato ricordato e quel 50% che è stato ricordato, tradotto in numeri, vogliono significare che poche centinaia di migliaia di cittadini o di popolo, come preferisco dire anch'io, stanno ritenendo di poter modificare l'assetto istituzionale del nostro Paese. Questa è una cosa che noi dobbiamo far capire per bene, perché contro quel milione o quelle centinaia di migliaia di voti dati su un referendum così malamente portato avanti, ci sono altri 47-48 milioni di italiani che non la pensano così. Quindi questo già lo dobbiamo far pensare, far capire che è una violenza che si sta facendo all'assetto costituzionale del nostro Stato. La seconda questione. Io credo che vadano coinvolti, oltre a tutte le forze politiche che per fortuna stanno dando tutte le loro disponibilità, anche quelle che forse hanno capito che in passato hanno commesso qualche errore. E io capisco il compagno della CGL, la difesa spadatratta del sindacato, ha fatto molto bene stasera a venire qua e a dirci, come ha già detto il loro segretario, che la CGL sta con noi. Non era una cosa scontata visto i tempi. Quindi, io sono soddisfattissimo che la CGL appoggia questa battaglia e che ci darà una mano. Oltre a coinvolgere appunto le forze politiche, sindacali e sociali, io credo che noi dobbiamo coinvolgere gli studenti, i giovani. Dobbiamo fargli capire che c'è in discussione il loro futuro, la scuola che loro oggi frequentano o che frequenteranno. Sta per essere stravolta. E questo dobbiamo spiegarlo ai giovani perché come voi sapete i giovani sono molto più sensibili di noi con i capelli bianchi e pronti a scendere in piazza per difendere i loro diritti. Credo che sia una questione importante. Come pure credo che sia molto importante non smettere di coinvolgere, lo dicevo prima, quei parlamentari che hanno dimostrato un minimo di apertura e di sensibilità su quello che sta accadendo, tenendo presente che un altro vulnus alla Costituzione viene inferto con il fatto che il Parlamento non potrà neanche, discu non potrà neanche discutere nel merito di questa materia, perché è stato formulato il pacchetto in maniera tale che il Parlamento sia escluso da qualsiasi, da qualsiasi esame di quello che stanno per propinare. Quindi svegliare appunto chi dorme, si diceva prima, speriamo appunto che siano sempre di meno quelli che dormono e va a, comunque a mio avviso sollevata l'incostituzionalità di quest'atto anche presso la Corte Costituzionale e la Consulta. Ci sono con noi dei costituzionalisti, io modestamente ne faccio parte, che stanno studiando appunto come portare avanti anche una battaglia del genere. Tra i comitati c'è pure chi come Carlo ha proposto eh, la possibilità anche di un referendum, si sta studiando anche questo, un contro referendum evidentemente, e quindi io concludo dicendovi, va spiegato quindi che questo provvedimento prefigura una sorta proprio di svolta autoritaria del Paese, e finisco con ricordarvi che insieme a questo provvedimento noi dobbiamo considerare che si vuole introdurre la riduzione dei parlamentari, si vuole introdurre un vincolo di mandato ai parlamentari liberi di pensare e deliberare anche come dire, in maniera difforme dalle forze politiche da cui provengono. C'è anche allo studio eh, una, a parte la modifica dell'articolo 81, ho finito davvero, che non mi ricordo chi ci ricordava, che è gravissima già quella, quindi io credo che se noi analizziamo questo pacchetto di provvedimenti... Ci rendiamo conto che veramente c'è un attacco diretto alla forma del nostro Stato, agli stessi principi costituzionali che governano il Paese. In altre parole, la nostra Costituzione repubblicana, come voi sapete bene, da quando si pronunciò la Morgan e altre banche internazionali, incomincia veramente a dare fastidio a chi dice toglietevi perché date fastidio al manovratore, cioè al capitalismo che, come voi sapete, produce tutti i danni di cui parlava De Marzo. Grazie. Grazie Stefano. Sì, ehm, ci siamo riusciti, insomma, siamo riusciti il 31 luglio a 40 gradi all'ombra a riempire questa sala con tanti compagni e compagne che entrano ed escono e di questa cosa sono particolarmente felice. Non era assolutamente scontato. LEP, livelli essenziali di prestazioni, se non sbaglio, è vero? Questo acronimo, questo, perché da un po' di tempo che si gioca sulla semantica. Tanti anni fa, nell'81, a proposito di sindacato, sempre fregandoci sulla semantica, ci spiegarono in Europa che i servizi minimi essenziali erano sufficienti per sostituire i servizi, i servizi universali pubblici. Io non ci ho mai creduto, ho fatto tutte le battaglie che dovevo in tutte le sedi, anche nel mio partito all'ex di riferimento, riuscimmo anche a diciamo, ottenere dei risultati, ce ne andammo in Europa dove allora c'era la Pascolina Napolitano, Francesco Baldarelli e Ruffolo. Il più a sinistra ragazzi era Ruffolo, mi dispiace dirlo, ma è così. E ci spiegarono che attraverso una relazione di un francese del Partito Socialista Europeo, Jean-Claude Désamas, eh, non era solamente vero che diciamo, l'Europa demandava tutto, devolveva tutto, tutti i poteri diciamo, agli, alla, agli stati nazionali rispetto ai servizi pubblici essenziali. Cioè, che ogni paese doveva modulare in relazione diciamo, alle esigenze di una coesione sociale che comunque per la loro Costituzione e per i loro livelli di democrazia dovevano essere rispettati come sappiamo non è andata esattamente così, io ho chiesto di intervenire eh, come sezione di sinistra italiana circoloata che del lavoro in virtù del fatto che l'avvento diciamo della, del, del vaso di Pandora gli effetti del vaso di Pandora del titolo V della, eh, del, della Costituzione ce lo siamo ciucciati proprio tutto eh cioè specialmente sui servizi rete, sulle infrastrutture, sui trasporti, sui servizi pubblici locali. Ed è successo che qualcuno ci spiegava, all'epoca c'era come portavoce di Bassanini, quello che poi diventò il presidente di Astra, adesso non, non mi ricordo bene il nome, un umbro, ehm, ci spiegava che con la legge Bassanini e la legge Burlando il sistema era perfetto. E Cioè noi avremmo avuto un Fondo Nazionale Trasporti, che tutti gli anni avrebbe dato delle risorse ai servizi pubblici locali, passando però attraverso le regioni. E in virtù di questa devolution già dell'epoca, le regioni avrebbero poi devoluto eh, queste risorse alle aziende locali. Mi sembra che anche a guardarci intorno oggi non è andata esattamente così. E quello che mi dispiace ancora di più è che anche i livelli di garanzia dei diritti dei lavoratori non sono andati esattamente così. Mentre noi stiamo parlando in tutto il paese, in tante altre regioni, Gruppo Trasporti Torino, che ne so, anche l'ATAF di, di Firenze dove il campione Renzi ha pensato bene di associare il servizio pubblico con dei grandi innesti di privato del, del luogo, anzi no, della, credo della P e i lavoratori e anche gli utenti stanno pagando un prezzo. A Milano per esempio hanno deciso che per rinfrancarsi dalle spese. Eccessivi che hanno avuto rispetto alla linea 5 della metropolitana hanno portato il biglietto a 2 euro. Però attenzione, la cosa curiosa è che Milano, che è una quinta, la sesta parte di Roma, ehm, un, decimo. un decimo di Roma, scusami, mi correggono dalla regia, eh, ha ricevuto sempre più soldi dal Fondo nazionale dei trasporti di tutte le altre regioni. Eh, è un po' curioso, diciamo, no? l'efficientismo milanese. Che oltretutto si avvantaggia dal fatto che buona parte della loro rete è su tram e quindi non è che hanno 3 milioni e mezzo di abitanti, 1.213 di superficie di estensione territoriale e non hanno il 70% di traffico privato costituito dal, dai torpedoni, da bus turistici ehm, e delle auto private e non hanno soprattutto eh, sì, vado a chiudere, i, i livelli di inquinamento diciamo, che, che ci sono a Roma. E tuttavia hanno aumentato il prezzo del biglietto e mi sembra che ci sono altre regioni che, che, lo, che lo stanno facendo. Allora chiudo perché mi stanno richiamando, ma diciamo l'argomento sarebbe molto, molto vasto. Prima di tutto, prima che mi dimentico, voglio assolutamente essere, esprimere tutta la mia felicità per il fatto che dentro, su questo tavolo c'è una rappresentanza più sociale che politica, permettetemi, che è esattamente l'humus politico dove noi dobbiamo affondare le mani noi diciamo una nuova resistenza italiana e smettendola con i torcicollo rispetto al passato perché certamente diciamo, la situazione non ci aiuta perché come dire, la cifra politica che noi dobbiamo cercare di sconfiggere e affrontare è esattamente quella che è accaduta in questi giorni su due episodi che io trovo sconcertanti e assurdi il primo, grazie diciamo, all'ennesimo regalo di Zingaretti che ha pensato bene dopo aver detto di no alla patrimoniale a Landini e tante altre cose di regalarci un McDonald's qui dietro alle terme di Caracalla. E il secondo, che a me spaventa tantissimo e sulla quale io penso che deve essere resistenza e battaglia politica assoluta, è che come dire, quello che è successo con il figlioletto del povero papà eh, Salvini al mare che doveva utilizzare le, 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 le scuderne di acqua della polizia con la polizia che ha fatto tutto quel pezzo che ho hai visto sui video oltre alla stupidità universale per cui ancora si pensa di poter fare queste cose nel mondo dei social c'è però come dire tutta la cultura di una destra, caro genio dove sei, non ti vedo, destra questa è la destra, abbassa quella, quella mano tesa che mi metti paura la destra con la D maiuscola ragazzi, questo è il punto e rispetto a questa destra con la D maiuscola io dico basta con i torcicolli Qui di responsabilità trasversali ce l'abbiamo tutte, cara Rosa. Io mi ricordo che dalla provincia di Roma, no, ma mica perché, dalla provincia di Roma, noi attendevamo messianicamente il piano Fregosi del piano di coordinamento territoriale provinciale. Che era forse una delle, delle più grandi elaborazioni sul territorio. Che avrebbe contrastato la speculazione edilizia, che avrebbe messo dei paletti fermi rispetto allo sviluppo del trasporto e della rete. E questa cosa noi sappiamo anche perché non è andata avanti. Per cui, come dire, transfughi e trasformazioni l'abbiamo da tutte le parti. Adesso bisogna semplicemente decidere se questa destra va sconfitta sul terreno sociale e politico o meno. Io sono per sconfiggerla. Io ringrazio, ringrazio Stefano anche perché, va, va detto, è uno di quelli che più ha premuto per organizzare questa serata ed è anche grazie a lui che si è riusciti a farla. Tu sei. Piero Pensionati Cobas, poi c'è un lui con la maglietta poi ci raggiungi e poi c'è Roberto Mosacchio che deve fare un piccolo appunto. Vai Piero. Ma io volevo fare un intervento molto, molto specifico di quello che penso su come dovremmo condurre questa campagna poi operativamente. E eh, mi sembra che l'esempio più facile sia quello sulla sanità. Allora, sulla sanità per esempio difficilmente leggerete da qualche parte che l'IRAP, che è l'unica tassa locale pagata dalle imprese, è stata dimezzata. 18 miliardi di meno di IRAP sono entrate nelle casse delle regioni per sostenere. Per sostenere la sanità, perché l'IRAP aveva questa destinazione, poi specifica la sanità di carattere regionale. E contemporaneamente, proprio parallelamente, invece, sono aumentate l'IRPEF, l'aliquota regionale, che hanno pagato i cittadini. No? Si sono ugualmente raddoppiate senza mai raggiungere i 20 miliardi, i 18 miliardi che venivano a mancare, però, quello che pagavamo i cittadini. Ecco, questo è un esempio, secondo me. Plateale di che cosa hanno saputo fare le regioni, perché le regioni che hanno la prima responsabilità sulla sanità sono state tutte consenzienti. Avete sentito che Zingaretti si sia opposto? No? Una volta volantinando nel quartiere dove abito, c'era un volantino con questa tabella e. Un uomo vicino a Zingaretti mi ha chiesto: dice, Ma sti dati dove li hai presi? Non ha mai conosciuto, mai visti. No? Era stupito perché non, non si parla di queste cose. Allora, quindi, la sanità e per esempio la scuola, la scuola dove l'autonomia è servita soltanto a fare l'aziendalizzazione e a nascondere quello che ci è stato venduto come autogestione, capacità di eh, promozione interna, è diventato uno dei settori più accentrati. Se pensate oggi che chi comanda nella scuola sia ancora il ministero, forse per le briciole, la scuola oggi la fa l'Invalsi che è l'agenzia la, eh, per la valutazione no, che decide la misura, il modo, come si debba insegnare a scuola le cose che si devono insegnare, che significa insegnare stupidità, ignoranza e lontananza dalle capacità poi del, del pensiero. Quindi credo che noi dovremmo munirci di questi esempi, moltiplicarli, tirare fuori in modo, perché la campagna, io per esempio mi sono vissuto la campagna eh, sul referendum proprio denunciando come modificare la Costituzione significava, eh, significava cancellare i regimi dei diritti universali che nella Costituzione sono segnati. No? E, e questo sta succedendo ancora oggi, con qualche arma in più anche, perché loro hanno già fatto il sindaco sceriffo o potestà, hanno fatto già il... Eh, Presidente della Regione, Governatore, e quindi si sono ben attrezzati a strumentare, no, a realizzare un, un futuro fatto di uomini soli al comando. Insomma, e quindi mi sembra che sia importantissimo riuscire a avere questi strumenti anche molto specifici. Perché io credo che non debba essere, non dobbiamo andare troppo avanti con la con la semplificazione, perché la semplificazione poi ci porta soltanto agli slogan. Servono anche quelli, ma serve pure insomma eh, attivare il pensiero delle persone. Grazie. C'è il compagno giù in fondo che voleva intervenire. Anche lui, lui. Puoi venire? Ma poi vieni più vicino. Vieni più vicino, eh, ma vieni più vicino sennò... se no... non vi si sente. Grazie a tutti i relatori perché per me è stato un incontro molto utile. Adesso diciamo vi dico che... una eh, allora, eh, il progresso dell'umanità, lo sviluppo è garantito dalla proprietà individuale, dalla libertà individuale senza l'accellaccioli dallo Stato. Non sto citando Adam Smith, Vanayek, Friedman, io sto citando un mio alunno che mi ha detto sta cosa. Una ventina di giorni fa l'esame di maturità. Aspettate, no no, per carità. Io ho ribattuto, ho ribattuto dicendo che a mio avviso invece bisogna saltare la collettività. Bisogna saltare invece non la proprietà individuale, la libertà di arricchirsi individualmente, ma la collettività. Questo è un ragazzo in gamba di sinistra pure, può fare il regista. Adesso viene il bello, dov'è che la sentite queste cose? Chi è che gliele dice? Non i miei colleghi, li conosco. Gliel'hanno detta all'alternanza scuola-lavoro. Okay. Eh, questo è il punto. Eh, l'alternanza scuola-lavoro, per chi non sta nella scuola, eh, è un po' difficile capire gli effetti devastanti. Allora, l'alternanza scuola-lavoro, perlomeno quello che ho visto nel mio, nella mia scuola, che è un liceo classico, ha avuto un effetto eh, deleterio, ha eh, pestato i piedi pesantemente a tutte le nostre attività didattiche, questi ragazzi stavano fuori in giorno, eh, il giorno dopo, insomma, rallentamento dei programmi, eh, difficoltà, insomma, i ragazzi che impiegano moltissime energie. Oh, e quindi questa è, io francamente, io sono rimasto perplesso, sono stato iscritto 30 anni alla CGL, sono stato iscritto. Io poi, vedere che la CGL mi organizza i corsi per tutor per l'alternanza scuola-lavoro, francamente da compagno e da iscritto a 30 anni alla CGL, sono rimasto veramente eh, come dire, sconcertato. Diciamo così, ma a sinistra siamo un po' litigiosi. Eh, io non voglio adesso fare polemiche. però la posizione ambigua della CGL sull'alternanza scuola-lavoro è. Eh, una posizione che ha fatto perdere parecchi punti alla CGL, io ho parecchi colleghi pure che eh. ecco poi due parole, il mercato a mio avviso, come è stato sostenuto, sì, il mercato non è compatibile con la solidarietà, la storia ce lo insegna. Il mercato, il capitale ha prodotto una... Eh, per cento popo eh, della popolazione mondiale che ha le ricchezze relative al rimanente 99 quindi quando mi si parla a me di capitalismo di, di mercato eccetera che si coniuga con la solidarietà ma è una contraddizione di termini ma è uno simbolo vabbè comunque grazie perché per me è stato grazie. un po' stiamo registrati per registrarti dai poi passiamo alle immagini naturalmente. Allora, eh, se, sforo, se sforo i 40-45 secondi puoi pure spararmi con la Cerbottana. Allora, portato, tre cose, anche ah, le allora, Prima di tutto io voglio tanto bene ai 5 stelle di sinistra. Vi voglio bene veramente, ne, ho, ne conosco molti nel mio territorio, io vivo a Ciampino, sono brave persone, bravi ragazzi veramente. <ride> Sto dicendo serio, non so non perché Buriti no, però perché se... Delle no, ho detto, sono persone che... c'è, sono amico, insomma, però se i ministri dei 5 Stelle, nel momento in cui si è dibattuto in, in Consiglio dei Ministri... Eh, non nella questione dell'autonomia non c'avevano le carte beh se facessero come dice qualcuno una domanda e se dessero una risposta c'è qualcuno la Stefani Veneta eh, leghista è stata delegata da qualcuno a contrattare con il presidente Lombardo con il presidente de del Veneto è, put, questo per chiudere no? per dire questa cosa seconda cosa in questi giorni, o se va in vacanza, se uno sta in pensione come me, o se va in vacanza, oppure se si dentro casa, e io mi sono messa a rimettere a posto la mia pseudolibreria e mi sono trovato tra le mani un libricino di nuova ecologia con cui spiegava perché bisognava votare in certo modo in quel famoso referendum dell'86-87 sul, sul nucleare, Una, un gioiello un libricino a fumetti con i disegni di Vincino, beh, se noi con la traccia dell'intervento che ha fatto De Marzo, no, non è che ti voglio mettere però sei stato non solo chiaro, didascalico, preciso, hai affrontato tutti i problemi, con quella traccia e con qualche altro intervento, insomma ovviamente, probabilmente se lo mettiamo in giro, magari grazie anche a Left, eh, probabilmente faremo un passo in più, che ne so, si può spiegare ai Tarantini, che loro si tengono i morti e l'inquinamento e il gettito fiscale della Lombardia se lo prende la Lombardia, perché sanno tutti che l'Ilva ha la sede sociale a, Torino, a Milano. Allora, queste cose, in questo, con queste cose dobbiamo far capire che cos'è questa autonomia, col fatto che tutte le infrastrutture che abbiamo pagato con i nostri soldi, chi ha pagato le tasse e vanno alle regioni che stanno tutte lì le infrastrutture vanno alle regioni del nord questo significa secessione dei ricchi però se noi diciamo solo secessione dei ricchi la gente non capisce se facciamo questi esempi magari in modo geniale come sono state fatte tante volte ripeto quel libricino di nuova economia, de ecologia di tanti anni fa è, è stato un gioiello Altra cosa che volevo dire, eh, superati 45 secondi, eh. veloce, io non so perché non ho, non, non, non ho fatto studi in merito se il dramma dell'Italia sono le regioni. Bisognerebbe fare degli studi, de, eh, un'analisi economica, sociale, eccetera. non lo so. Eh, qui il compagno del sindacato dice eh, il problema delle cose. So, io non lo so, però so che per me uno dei problemi fondanti di questa tragedia degli ultimi 40 anni, e forse pure di più, è che sono quei 130 miliardi all'anno di evasione. Allora, ma chi è che può, può veramente fare, eh, mettere, prendere in mano uh, una battaglia contro l'evasione se non chi ha proprio istituzionalmente la rappresentanza di, quei, di quelle persone, di quei cittadini che senza o volente o nolente pagano le tasse? Chi so, se non i sindacati a portare avanti contro l'evasione fiscale. Allora io però una cosa del genere non la sento. Ma a me mi sembra una cosa ragionevole che solo loro possono far saltare questo discorso. Però non lo sento. E eh, ma il programma... Vabbè, chiudo se no Lunga spara che ha Allora c'è... 130 miliardi o no? Roberto e poi al volo la compagna... E quei 130 miliardi di evasione non sono anche un incentivo al dramma che stiamo vivendo su questa autonomia differenziata. No, a proposito di libricine, io penso che... Eh, eh, sia utile suggerire anche la lettura di un numero precedente che abbiamo fatto di Left, eh, in cui abbiamo provato ad affrontare il tema del debito. Che mi pare, da quanto abbiamo detto qua, diciamo, è quello che incombe rispetto alle vicende eh, che stiamo trattando, cioè, nel senso che la grande clava che viene utilizzata per promuovere questo eh, processo, in fondo, di privatizzazione. Sostanzialmente dei servizi attraverso anche l'autonomia differenziata è proprio la questione del debito. E noi lì abbiamo provato a dire questo numero perché c'è, diciamo, anche un po' un gioco a truffa. Perché è vero che c'è un problema di evasione fiscale, ma è anche vero che noi dal 92 famoso di cui parlava Rosa in cui ci fu la questione dei, dei contratto, del contratto del, dell'accordo del, del 31 luglio contemporaneamente ci fu l'avvio di Maastricht e, e da allora noi abbiamo diciamo, una tagliola molto forte per cui sono dal 92 ad oggi sono 27 anni che noi abbiamo un attivo primario di cassa cioè la gente paga nonostante che le vadano ma paga più tasse di quello che viene dato in cambio dallo Stato per fornire i servizi. E siccome le tasse si pagano per avere i servizi, questa cosa determina una crisi del patto fiscale. E mi insegnerai anche te: il patto fiscale è la base della costruzione delle democrazie liberali moderne. Nota taxation novità, out a representation, noi questa roba l'abbiamo oramai assolutamente infranta. Ed è il grande problema che abbiamo. Peraltro, da quello che avete detto voi, ma trovate anche sugli articoli che abbiamo pubblicato, la cosa non dipende dall'alto livello di spesa. Ora, in Italia gli sprechi ce ne sanno tanti, possiamo dire se sprecare più lo Stato, se sprecate più le regioni, sta di fatto che la spesa pubblica italiana è tra le più basse della media europea. Allora, inserire questi elementi aiuta anche a ricomporre il fronte. Perché non c'è solo appunto, un fronte del sud contro il nord, eccetera, eccetera, ma c'è un fronte contro la privatizzazione, ma c'è anche un fronte eh, contro questa forma eh, che abbiamo ribattezzato anche di debito ingiusto, che va a chiarificare i termini del debito. Noi, tra l'altro, attraverso questa proviamo a rileggere anche tutta la dimensione europea, che è la cosa sotto la quale state tutti là, al governo da una parte e dall'altra, cioè nel senso che poi alla fine mi pare che deciderà più Ursula von der che Leyen che i due dioscuri che stanno al governo, insomma, ecco, mi pare che alla fine nessuno dei due, ho scoperto che Salvini ha detto sul commissario ci pensate voi perché io non... Qualunque commissario lui propone, glielo bocciano e contemporaneamente, però, eh, credo che la privatizzazione, la regionalizzazione dei contratti a Bruxelles vada benissimo, sta dentro le raccomandazioni che erano state mandate. Quindi, se appunto dobbiamo anche eh, arricchire questa campagna, io penso che il tema di affrontare una lettura critica del debito sia fondamentale perché a colpi di questa vicenda del debito ci hanno diviso l'uno con gli altri e ci hanno portato a questa. Rovesciamento della lotta di classe, a questa guerra tra poveri che ha favorito i ricchi perché sostanzialmente col debito noi paghiamo gli interessi che vanno al sistema finanziario e non certo ai servizi, come era la ragione per cui si fanno le tasse. Grazie, Roberto. C'è la compagna? Prego, vieni. Io chiederei di chiudere perché siamo arrivati al primo agosto, come dice giustamente Roberto Musacchio. Comunque nonostante il primo agosto faccio notare che... Allora grazie per gli interventi che ci, ampli, ci fanno aprire, sono un po' emozionata, ci fanno aprire la mente, ci danno dei suggerimenti, delle analisi diverse che magari noi individualmente non riusciamo a fare. Però allora non sono una compagna, ma sono una persona di sinistra da una vita. Ho fatto parte sempre della CGL, ho lottato, ho lottato nel lavoro, insomma nella sanità. Cioè, il, ehm, due cose, e, cioè, secondo me, cioè, quindi prima noi come cittadini, come lavoratori, eh, alcuni di noi avevano i partiti, avevano i sindacati, con il 68 si è ampliata la democrazia e quindi c'erano i collettivi. C'erano i collettivi studenti e lavoratori. Adesso, oggi come oggi, cioè io eh, parlo per me personalmente oltre a tenermi aggiornata però non ho eh, visto che eh, non mi piace essere inserita nei partiti tradizionali però essendosi di sinistra e avendo ancora la voglia di lottare perché è importantissimo eh, eh, quindi non ci sono punti di riferimento ecco, allora eh, come poter eh, intanto mantenere quello che noi abbiamo con cioè ehm, sia come lavoratrici che come donne e eh, eh, l'allarme è molto molto grande perché ehm, io vedo parlando così con le persone ehm, c'è proprio questa struttura autoritaria che si sta nel, proprio nel personale delle persone si sta rafforzando eh, non c'è ehm, la curiosità del diverso, ehm, eh, del confronto con l'altro, ma purtroppo c'è anche all'interno di molti di sinistra, <ride> cioè, quindi cioè, non è solo un problema di destra, è un problema di eh, disponibilità a, al confronto. Ecco, allora ehm, io ho proposte operative, non, non ne ho, però mh, eh, diciamo che eh, sarebbe bene. Dovrebbe essere eh, più, cioè, che ne so, formare un collettivo più semplice, più democratico, dove ognuno si esprime per vedere come potersi muovere, ma potersi muovere non all'interno, eh, cioè di tutte le persone di sinistra, perché io penso che una battaglia si può vincere, eh, insomma, la democrazia si può eh, conservare e rafforzare solo se noi ampliamo molto, molto eh, indipendentemente dai partiti, da, eh, dalle piccole cose, cioè mh, tornando al nocciolo del problema che Vogliamo difendere e allargare le alleanze e le persone. Grazie. Devo chiudere, devo chiudere. Cosa chiedevi, Stefano? Scusa, non. Allora, mi corre l'obbligo semplicemente di fare una correzione rispetto all'intervento che ho fatto, è che l'ADAF di Firenze è stata privatizzata da Busitalia Gruppo FS. Mi corre l'obbligo di fare una correzione rispetto a una dichiarazione che ho fatto poc'anzi, è che la privatizzazione di ADAF è stata fatta attraverso Busitalia FS, Gruppo FS, mentre RATP ha cercato di privatizzare l'ATM di della Liguria lasciando diciamo, dei vuoti di deficit mostruosi. Perfetto. allora Io saluto tutte e tutti, eh, grazie veramente anche per la grande partecipazione. Io credo che eh, come per tutti gli incontri che organizziamo qui a Left sono momenti iniziali, momenti in cui ci si confronta su un tema, poi ci si ritorna sull'Eft. Left. È già la seconda volta che usciamo appunto sull'autonomia regionale differenziata, non sarà purtroppo per noi un tema destinato a cadere, ci torneremo come, come settimanale, ma è utile che questo spazio, che questi spazi continuino a diventare spazi aperti di discussione, a riprendere i filo, a ritessere quei fili di cui abbiamo veramente tutti e tutte bisogno. Io ringrazio moltissimo i relatori e le relatrici, i compagni e le compagne e anche i non compagni che sono intervenuti e vi, do, vi auguro intanto una buona estate. Non credo che faremo un'iniziativa il 15 agosto, però se qualcuno la vuole proporre eh, si potrebbe anche fare. Buona serata a tutti e grazie. Şey bu. Çoğ bela